Zero Torino e del gruppo che ha organizzato la serata di questa sera. Ringrazio tutti quelli che sono intervenuti e saluto tutti e saluto in particolare anche gli amministratori comunali, provinciali e regionali che hanno accettato l'invito e sono presenti questa sera. Dicevo, la serata organizzata dal coordinamento Non Inceneritore Rifiuti Zero Torino, che è un gruppo di cittadini preoccupati principalmente per via della costruzione dell'inceneritore che è in corso alle porte di Torino. Questo ha fatto sì che si mettessero insieme, si mobilitassero e cominciassero a fare delle azioni di informazione e per quanto possibile anche di contrasto democratico a questa scelta. Abbiamo promosso una petizione a Torino e negli altri comuni della provincia, anzi invito chi non l'avesse ancora fatto a firmarla ai banchetti che trovate all'ingresso, una petizione che abbiamo in corso da qualche mese e che ha riscosso un grande successo, visto e considerato che solo per la città di Torino ha già superato le 4.000 firme. Nella petizione chiediamo, in buona sostanza, di rinunciare all'incenerimento come pratica per la gestione dei rifiuti e di attivare pratiche più virtuose, che non ci siamo sicuramente inventati noi, ma che sono pratiche che vengono intraprese in tantissimi comuni d'Italia e non solo d'Italia. Quindi noi proponiamo di intraprendere la strategia rifiuti zero, che è proprio l'argomento di questa sera. Quello che ci proponiamo di fare è di aumentare il livello di informazione, di consapevolezza nelle persone relativamente ai problemi legati all'incenerimento dei rifiuti. Quindi noi stasera ci proponiamo di dimostrare che ciò che sosteniamo è suffragato da scienziati. Quindi avremo Paul Connett, che è un chimico, che è il direttore della strategia rifiuti zero, e poi abbiamo dei medici che ci parleranno appunto degli effetti negativi dell'incenerimento dei rifiuti sulla salute, sia come fatto specifico sia anche in relazione al contesto nel quale l'inceneritore si inserisce, quindi nel contesto di una pianura padana, di una città di Torino già fortemente inquinata. E poi avremo un collegamento via Skype con un tecnico amministratore, che in pratica è l'assessore ai rifiuti dell'amministrazione comunale di San Francisco, che da anni ha intrapreso la strategia rifiuti zero, ha rinunciato a bruciare i rifiuti e ha una raccolta differenziata al 78%, con tutte le ricadute positive della cosa, perché dai rifiuti viene ottenuta nuova materia, ci sono delle materie prime che vengono rivendute, c'è la creazione di posti di lavoro e c'è un risparmio anche per la collettività. Quindi la scaletta, molto in breve, della serata è questa. Faremo subito la proiezione di un cortometraggio, si intitola Zero Waste, appunto Rifiuti Zero. Dopodiché faremo il collegamento via Skype con Jack Macy, che appunto è l'assessore all'ambiente del comune di San Francisco. Dopo ci saranno i due interventi dei medici, Giovanni Vernizzi, medico dell'ISDE, che ci parlerà della variabilità spazio-temporale dell'inquinamento da traffico di prossimità nelle città metropolitane, quindi l'inquinamento metropolitano già presente anche in funzione di come poi può peggiorare. Successivamente abbiamo Edoardo Bai, che è il presidente dell'ISDE di Milano, che ci parlerà proprio dell'incenerimento, e poi avremo l'intervento del nostro ospite americano Paul Connett. Lasceremo poi uno spazio per le vostre domande. Io mi sento subito di fare due raccomandazioni: una ai relatori, di rimanere se possibile nella tempistica prevista intorno ai 20 minuti per dar modo a tutti di parlare,
E poi un invito anche a voi che siete presenti in sala, se avete delle domande da fare, di concentrarvi su fatti specifici e fare domande chiare e concise. Non prendo altro tempo e lascio subito la parola a Francesco, che introdurrà brevemente il cortometraggio che proietteremo. Grazie. Buonasera a tutti, io mi chiamo Francesco, vengo da Parma e vi ringrazio per l'invito. Ho intrapreso un viaggio in California 2 anni fa. Parma, come sapete, ha una azienda che si chiama IREN, che gestisce i rifiuti della nostra città, che poi dovrebbe essere anche la vostra. E a Parma vogliono costruire, anzi hanno costruito, come stanno facendo qui a Torino, l'inceneritore dei rifiuti. E prova questo, sei più comodo. Sì, proviamo. E lo hanno costruito a fianco della più grande azienda di pasta del mondo, la Barilla. È straordinario. In autostrada, su un lato avete il totem della Barilla, attraversate la strada, avete questo cammino meraviglioso che hanno portato a compimento pochi giorni fa. E le stelle mi hanno detto di andare a San Francisco, perché quando noi parliamo ai nostri amministratori dei comuni virtuosi in Italia, da Ponte nelle Alpi, 8.000, 10.000 abitanti, Capannori, 40.000 abitanti e via discorrendo, ci dicono che sono realtà troppo piccole rispetto a Parma. Parma è molto più complessa. Volevo andare a vedere in una metropoli con oltre 1 milione di abitanti, devono comunicare parlando 3 lingue, vi sono grattacieli slanciati verso il cielo, è tutto un saliscendi. Volevo andare così a raccogliere queste testimonianze e sono partito alla cieca, non conoscendo nessuno. Però le stelle si vede che volevano, ecco, io credo che cospirino, e sono arrivato agli amministratori di Berkeley, di San Francisco. Il sindaco di San Francisco ha scritto poi una lettera al nostro sindaco di Parma, Vignali, poi dopo la nostra giunta è andata incontro ad una debacle totale, e niente, questo è quanto, ecco, vi auguro una buona visione. Cantante di Parma, e l'hanno sempre definita antagonista di Maria Callas, ma non era antagonista di nessuno, erano due soprano uniche al mondo, irripetibili. La nostra comunità, la nostra società, e in particolar modo in Italia, li chiamiamo rifiuti, non sono rifiuti, sono materiali post-consumo. Il rifiuto non esiste, tutto ciò che è scarto per un sistema diventa materia prima per un altro sistema. E qui in California hanno bandito la parola rifiuto. Siamo venuti qui non perché qui siano dei santi, sono persone in carne e ossa come in Italia.
però hanno adottato dei comportamenti estremamente virtuosi in certi ambiti. So these are all different artists from the community that make things and bring them in. It goes through a cycle. The Dalai Lama came to California. Okay? Yeah. The holy man. Yeah, I know him. Okay? Yeah. So they take him to California and they bring him to the most beautiful park in California. Up on a hill overlooking the coast. A real holy man should come to the earth where she's cut. Okay. Not to the beautiful part of the earth. Okay. The beautiful part of the earth is where the earth is cut and bleeding, because we love her. The state of California has made zero waste its philosophy. Theoretically, the whole state is working in the direction of zero waste. Now that makes sense on the disposal side. In regards to products and packaging, we need to redesign everything we do, everything we use, so that it doesn't create waste. Have you ever been to a garbage burning plant? We've not yet gone there. Yeah. Well, after you burn it all, there's still stuff left over. Yeah. Even if you wanted to burn garbage, you should pull the recyclables out. Pull the organics out. After a certain point, you don't need to burn. You just need to redesign the products that are being brought to the market or brought into our homes. Now look, can you tell me, you're an artist, you tell me what this was. Look. That's the end of someone's life. This is I don't think so. Yes. This is from someone's home who died. I mean, some people just plow through as if, go out of my way, I want to stop. And then there's other people that stop and look at the ancestor. You understand? Yeah. This was like somebody's life. Not just stuff, this was somebody's life. So when artists and when people come here, they feel that. And they respect it. Stop, wait, go. This is a 1956 Ford. So this is going to be the back window. So this will go, you know, maybe like so, huh? All right? Better get the sheetrock after. Campionati del mondo in Parma. Oh. Come campionati del Reggiano Parmigiano fatto della spazzatura in America. Sono sconcertato. Un italiano che viene a fare impresa fuori dall'Italia con i macchinari costruiti in Italia. In Italia costruiscono inceneritori che distruggono la materia e qui danno nuova vita alla materia. Italia bell'amore, fra gentile, e figli tuoi non li abbandonare, se non ne vanno tutti in Brasile, non si ricordano. Many headed west, drawn by California's golden promise and by its similarity to their homeland. Questo era un uomo con l'idea che bisogna che riciclare. Ha fatto la legge. Ha cominciato, l'ha finito verso 88 e è andato per legge che bisogna riciclare ogni città 25% per 1995 e all'anno 2000 bisogna che tutte le città sono al 50%. Ma quanto siamo oggi nel 2009? Quasi tutte le città sono passate il 50% e noi siamo verso il 70%.
Ecco, come facciamo a differenziare tutta questa cosa qua? Oh, andiamo a vedere adesso. Sì. Il 65% di tutto questo deve essere riciclato. Riciclato. Yeah. Qui ci sono tutti i rifiuti della vostra zona? Sì, sì, della nostra zona. Vedi, se si fosse l'inceneritore, sì, io ci porto tutta questa roba qui, sì, questa proprio niente che puoi riciclare, io l'ho riciclato tutto. Quello che raccogliete, questo è il vostro scarto. Yeah. Tutti vogliono andare a zero waste, ma per me è quasi impossibile. Gli industriali, yeah, non devono più usare, se non possiamo recuperarle non possiamo più usare. Yeah. Riciclare ci permette di vivere in armonia? Sì, senz'altro. In California è proibito, non si può bruciare la spazzatura, allora quello non è neanche una soluzione. Voi raccogliete i rifiuti di quante città? 8 qui in Marine, in nostra contea, e quasi 150.000 persone. Che bello. Complimenti e buon proseguimento. Tutto il lavoro di mio papà. That this is a terrible time to be alive, a war abroad and no peace at home. I'm going to tell you my view. Sure, we've got problems. But my friends, whenever you think of the United States of America, remember, this is still the place. Now demonstrators shout down government officials, and the government grasp protesters. Anarchists threaten to burn the country down, and some have begun to try. While tanks have patrolled American cities, and machine guns have been fired at American children, a poet proclaims that throat-cutting time is drawing nigh. So my name is Martin Bork, and I'm the executive director of the Ecology Center. The Ecology Center was the first program in the country to collect recyclables at the curb. And when it started in 1973, it was a volunteer program that collected newspaper once a month from residents in the city of Berkeley. That newspaper was taken to a local facility where it was turned into egg cartons. So it was a very local, closed circle program. At that time, people across the country and in our own town and across the world told us that a bunch of local residents collecting newspaper would never make a difference. And we told them they were wrong and that we were going to stick with it. And over the course of the years, the program has grown and expanded from just newspaper to all kinds of mixed paper, cardboard, cans and bottles, plastics, glass, aluminum. And all of these materials have value, so they will always be cheaper for us to collect, sort, and sell than to send to the landfill, which is very expensive. In the early 1980s, we had a landfill out here in the San Francisco Bay, and all the garbage from Berkeley went out to this pretty unregulated dump and was just covered with dirt. It's still there now, it's a park. In the early 1980s, these dumps throughout the Bay Area filled up. And so we had a landfill crisis. There was no place to take the garbage. And the proposal was to build on this very site an incinerator. And the residents and the recyclers and other activists got together and said, we don't want
incineration to be the solution to our waste problems here in Berkeley. This has so much value. This can be made back into paper again. Yep, yep. Are we going to burn this and then go get new trees? This is not renewable energy. It's the farthest thing from renewable you could imagine if we're just burning it. This is incredibly valuable material. If you build an incinerator here, all of those toxics are blowing all over our community. Yeah, yeah, yeah. And so from a toxics perspective and environmental justice perspective, the residents said no, saying that they did not want an incinerator in Berkeley and that they wanted recycling and reuse to be the way forward, our future, with regards to our waste problems. The incinerator in 1982. In Berkeley. It was all ready to go. The council voted unanimously to build the garbage burning incinerator. We got four people to say no to the incinerator in 2 years of work on the politicians directly, but that was only 4 out of 9. We use something here that we call the initiative. It's a way that citizens have of making law directly. And in our case, we wrote a law that said we are not going to do an incinerator. We then gathered signatures by getting people to sign on to the petition to put the thing on the ballot. It was called Measure U. The slogan was, give recycling a chance. We saw the incinerator as well-financed competition, whereas we were getting no financing at all. And we wanted a 5-year moratorium so that we could show what we could do. The voters bought it. We won with 63% of the popular vote, and that stopped the incinerator. Bang, dead. Stopping the incinerator was life or death. If the incinerator would have gone in, the city would have had to shut us down in order to get enough stuff to burn. So all the stuff you see here now would be burned. The first year we did 150,000 US. This last year we did 2.4 million US. You know, every month we collect about 17,000 in sales taxes right now that at 8.75% and send it to the state. So this generates sales tax revenue for the state and for local governments. I nostri media locali hanno sempre scritto che zero waste è impossibile. Nessun paese al mondo si è dato questo obiettivo. Che cosa ci può dire, sindaco? That's a goal, 100% recycling. It's not, you know, not easily achievable, that's for sure. But I would suggest that people go to India. I went to India and I had an opportunity to be in Delhi and tour India, and you know, I would be surprised if not everything is recycled in India. What happened a long time ago, I believe in the early 80s, it was proposed to have a trash burning plant here in Berkeley. And the citizens at that time said they were not interested in having a trash burning plant. I mean, you know, we need to recognize that we need to treat the planet with respect, and we need to realize that we're here only for a little bit of time, and we have a responsibility to pass the planet on to future generations. So we're trying to pre-cycle as well as recycle and reuse and reduce. So we are committed to trying to do it a different way. We've had proposals here for people saying, well, we can build a trash facility here. We can, you know, we can take out all the recyclables and we'll burn the other. And we're very skeptical. We don't think it's a good idea. We think it's much better to live more naturally, more simply, and have an opportunity to recycle and reuse things rather than burning them up and having them go into the atmosphere.
This is paper. It used to be a tree. Trees are very good things. Trees are very healthy for the whole planet. You know, if we recycle, then we protect the trees. We don't have to cut down the trees, right? We can make this into a textbook. But if we burn it up, it's gone. It's gone. It's gone. And if you burn it up, wherever you have combustion, wherever you have fire, you create dioxin. You put something bad into the atmosphere. There are 150 employees who work here. They do hand sorting of the material, and we also use modern recycling equipment. Magic of this plant or this skill here is combining the machines and the hand sorting by the recycling workers to sort things very efficiently. It's important to be very efficient. And you see all the workers very happy coming to work here, this coming back from lunch, glad to have a job, it's a good job. You don't smell any odor in this plant because there's no food here. We take the food out of the garbage and we compost it, which the material here is nice and dry and clean. There's a great environmentalist here named John Muir, very famous environmentalist, started the Sierra Club, and he used to say, everything is hitched together. It's like a cowboy or an old Western term. Everything is hitched, tied, linked. Everything is linked together. So we must all protect. We must protect this link and have a good, healthy link. Okay? Zero waste is possible to achieve. We're going to achieve it here in San Francisco. Very possible. Like any problem or any challenge, you have to bring a combination of solutions. You have to bring several things forward to achieve your goal. Only buy what you need. Live a more simple life. It is a more beautiful, simple way to live. 16 years ago, the recycling rate was about 28%. 16 years later, this company is recycling 47.5%, 100% increase in the amount of material being recycled. It takes a commitment and it takes attention. We must all be more attentive, and it takes everyone in the city being more attentive. But it can be done, absolutely. Amici della farmacia, oggi ci troviamo a San Francisco, questa città fantastica, e vorremmo spendere solo due parole, una riflessione insieme a voi. Quando noi a Parma parliamo ai nostri amministratori, al sindaco, al presidente della provincia, agli assessori, quando ricordiamo loro gli esempi più virtuosi delle comunità italiane, Ponte nelle Alpi in provincia di Belluno, 10.000 abitanti, Capannori in provincia di Lucca, 40.000 abitanti, hanno dato vita a dei progetti bellissimi, stanno recuperando quasi tutta la materia e tra poco arriveranno a zero waste. I nostri amministratori dicono che è difficile, se non impossibile, replicare quelle esperienze di comuni piccolini nella città di Parma, città così complessa. Ecco, vedete, guardate qua, se non è complessa questa città, se lo fanno a San Francisco, ecco che
anche qui ci sono grandi palazzi, anzi qui forse è più difficile perché le strade sono saliscendi, ci sono delle salite, delle discese impervie. Se è possibile farlo qui, è possibile farlo in tutto il mondo, non possiamo nasconderci dietro a un dito tutta la vita. A Parma e in Italia vogliono risolvere il problema dei rifiuti costruendo inceneritori. I nostri politici, i nostri amministratori dicono che è l'unica soluzione. E che cosa ci può dire a riguardo? San Francisco has addressed this issue that Parma is facing 30 years ago. We had a proposal to build an incinerator in San Francisco or just south of San Francisco because we had run out of space in our landfill. In 1965, through their jointly owned disposal arm, Sanitary Fill Company, Sunset and Golden Gate began a major study of all existing and emerging disposal technologies, especially those involving resource conversion and energy recovery. This examination has resulted in the company's proposal to construct the San Francisco Resource Conversion Center. This $94 million facility has been designed to handle 2,000 tons of San Francisco's refuse daily and to meet the city's waste disposal needs for the foreseeable future. At that time, recycling programs were beginning. They were in place, but they were not a huge part of the waste management system. And in San Francisco at that time, both the environmentalists and the local government next door in South San Francisco said, we don't want an incinerator. The city turned down the incinerator and began in earnest a very strong recycling program. We have been now doing that program for about 30 years. About 5 years ago, we adopted a zero waste policy where we set a goal of getting to zero waste by 2020. Right now, we're at 70% diversion. Il nostro sogno sarebbe incontrare il sindaco Gavin Newsom e sapere che c'è un sindaco, un'amministrazione di una città che è una delle città più prestigiose del mondo potrebbe dare grande coraggio ai nostri politici locali. Incrociamo le dita. Abbiamo scritto una piccola lettera che accompagnerà il dono che noi faremo al sindaco di San Francisco. Abbiamo scritto un piccolo dono a un sindaco molto speciale di una città molto speciale. Un caro saluto Francesco Aggio a Victor con un PS. Ci sarebbe piaciuto intervistarti anche per un minuto soltanto. A Parma il nostro sindaco vuole costruire l'inceneritore per risolvere il problema rifiuti. Il coraggio e lo spirito di Gavin Newsom potrebbe aiutare la nostra comunità a incamminarsi on the road to zero waste. Gabbiano. Hai riposato? Paul Connett è stata la prima celebrità che abbiamo portato a Parma. È stata un'emozione grandissima perché caspita, è una persona, un professore, e far venire a Parma un professore di New York, senti che comunque è qualcosa di importante, senti che è qualcosa di importante, di grande. Questo qui è un angolino molto speciale di Parma, è l'angolo più bello, ecco. Abbiamo organizzato questa fiaccolata per il 12 di dicembre ed abbiamo detto
dobbiamo fare anche organizzare un evento con una rappresentante, di un mondo nuovo, e ci è venuto in mente Paul Connett. Paul Connett è uno dei papà di questa strategia mondiale, rifiuti zero, ecco. Ci troviamo il lunedì 14 dicembre del 2009, sembra qualcosa più grande di noi, è come Santiago nell'Alchimista di Coelho. Al mattino portiamo Paul Connett a incontrare i ragazzi in un istituto superiore della città. On our planet today, three problems. One is we are consuming fossil fuels at an ever increasing rate. Two, we are consuming finite materials at an ever increasing rate. And all of our citizens want more and more and more. We want one television, we want two televisions, we want three televisions, we want one car, we want two cars, we want three cars, we want one computer, two computers, three computers, we want one cell phone, two cell phones, three cell phones, four cell phones. We've only got two ears and one mouth, but we want more and more and more. Passiamo dal nostro ufficio, ecco, di lavoro un istante, tanto per posare la borsa, eccetera, vedo che sulla scrivania c'è una busta arancione, incredibile colpo di scena, una busta che arriva da San Francisco. Apro, carta intestata dell'amministrazione di San Francisco, il sindaco, Gavin Newsom, il direttore del Dipartimento Ambientale, Jared Blumfield, e una lettera a San Francisco con la data, e inizia: Dear Mayor Vignali, caro Pietro, mi dispiace venire a sapere che a Parma si consideri di trattare i propri rifiuti solidi urbani attraverso un inceneritore. Io gestisco programmi ambientali per una grande città fisicamente costretta e voglio portare alla tua attenzione il nostro successo. Noi, 850.000 abitanti, ricicliamo e produciamo fertilizzante dal 72% del nostro flusso di rifiuti. Già quei giorni con Paul Connett a Parma sembravano un sogno, perché tutti i giornali ne parlavano, eravamo al centro dell'attenzione, eravamo riusciti a riaprire con grandissima eleganza, a riaprire un discorso che sembrava chiuso. Diciamo, siamo riusciti a portare all'attenzione, ecco, della cittadinanza il tema inceneritore. E questo consiglio ha già concluso, dopo un direi confronto con la città e un assiduo confronto con la città, ha concluso per la realizzazione di un termovalorizzatore, in attesa che eventualmente da San Francisco, come da altre parti del mondo, ci vengano a dare lezioni di come si possa risolvere il problema dei rifiuti. Così siamo venuti per chiedere se potevamo lasciare un piccolo dono al sindaco e all'assessore Cristina Sassi, e se potevamo consegnarglielo proprio un secondo, perché sappiamo che è impegnato, ma tanto che ci veda negli occhi, che così un dono di Natale, ecco. Il sindaco, se non sbaglio, sta per uscire perché ha un incontro fuori. Sì. Pietro, possiamo consegnarvi questo piccolo dono, attraverso col Connett, per noi l'invito, diciamo, di persone che cenavamo a lunedì sera, sappiamo che è credo fermamente che avrei solo diritto a lamentarmene in un futuro se avrò fatto tutto quello che potevo per fermarlo. Non abbiamo diritto di lamentarci delle cose se non abbiamo prima fatto di tutto per cercare di fermarli. Se uno non si alza, non si dedica, non si impegna per fermare le cose che non ci vanno, allora dopo bisogna stare zitti. Io mi chiamo Rossano Ercolini e sono sia un attivista
sia ormai divenuto un esperto di rifiuti zero in Italia. In genere l'attivista è una persona molto sensibile alla propria comunità, ad un concetto di democrazia legato alla crescita della società civile, molto attento alle novità, in particolar modo agli elementi nuovi da apprendere, e forse anche un pizzico folle, forse anche un po' matto, nel senso che è visionario, immagina il futuro. E un sacchetto di plastica, lo stato solido non ti fa del male, lo tieni in mano tutta la vita. Un sacchetto di plastica, prova a bruciarlo a vedere se ci stai vicino solo un secondo. Che forse è proprio il limite del nostro tempo, si cerca di appiattire la realtà ad un presente dove ci sono solo i soldi, le carriere, le competizioni tra le persone. Ecco, invece è molto importante immaginare il futuro, perché il futuro dipende da noi tutti, quindi se lo immaginiamo nel modo migliore, se l'immaginazione insieme la facciamo diventare realtà camminando insieme, costruiamo un mondo dove è possibile ancora credere a un futuro pulito, a un futuro in cui è possibile sognare. Ecco. Questo è un momento magico, questa è magia! L'Italia è una delle culle della civiltà. Se rinunciamo a far valere positivamente il patrimonio culturale dell'Italia, beh, rinunciamo ad una parte di noi stessi, perdiamo la nostra stessa identità. Allora, penso che, insomma, chi non aveva ancora le idee molto chiare, insomma, ha visto delle cose interessanti. Io volevo solo ripetere un concetto che si è sentito lì, per fissarlo bene, anche perché Parma non è troppo diversa da Torino. Anche a noi, quando chiediamo ai nostri amministratori di aumentare la quota di raccolta differenziata, se non altro per rispettare le leggi che ad esempio prevedono il raggiungimento del 65% entro il 2012, ci viene risposto, vabbè, voi citate Ponte nelle Alpi, Capannori, comuni piccolini, case di campagna, lì è semplice, Torino è un po' più difficile. Anche a noi viene risposta la stessa cosa, quella era San Francisco, quella era una grande città. Allora quello che noi proponiamo è possibile ed è concreto, succede già. Io non ho visto nulla di spettacolare e avveniristico in quegli impianti, ho visto gente che lavora, tra l'altro, cosa che penso più che mai in periodi come questi sia importante. Questo era per introdurre un elemento di realtà e un esempio concreto che è quello che adesso a maggior ragione ci darà uno degli amministratori di San Francisco, che è la realtà che abbiamo visto finora. Noi stiamo cercando, riprendendo appunto una frase che mi è piaciuta di una delle attiviste dei Rifiuti Zero Parma, di esercitare il nostro diritto di lamentarci, il nostro diritto di lamentarci verso qualcosa che noi riteniamo sia sbagliato da tutti i punti di vista, e poter dire che abbiamo provato a convincere chi ci amministra a fare qualcosa di diverso. Ok, adesso chiedo se è tutto pronto. Chiamando.
Eccolo, ce l'abbiamo. Can you hear me, Jack? We can't hear you, I'm afraid. We're trying to fix the connection, if you can hear me. There is no audio return, I'm afraid, for the moment. Can you just hang on a sec? Is it because you had the video connected? Dice, è perché avevamo il video connesso per far vedere il documentario che forse non riusciamo adesso a... No. We're still trying.
lo sapete, ma l'ora era quella di San Francisco, non la nostra. Le 22 di San Francisco c'è il collegamento, non le nostre. Buonasera. Hey, hey, that's working now. Jack, you hear me? Ciao Jack, you are an angel. Sauda? Mr. Macy, can we, shall we try with the short outline of your experience there with the zero waste strategy? Sure. So, tell me if you cannot hear me. Okay, I will. Okay. So far, so good. So far, so good. It is my pleasure to join you this evening and share with you some of San Francisco's experience. I wanted to start by giving a little background on San Francisco. And that is that we have 850,000 residents and over a million, 1.2 million population during the daytime with commuters and tourists. I will pause. Sorry, say again? You tell me when to stop for translation. Okay, okay. This rate is fine. I mean, like, this long. Right. So let me translate. Dice che è un grande piacere per lui essere qui con noi stasera e condividere con noi un po' dell'esperienza di San Francisco, e per cominciare vorrebbe darci un po' di dati sulla città. È una città di 850.000 residenti che diventano però 1.200.000 di giorno, aggiungendo anche i lavoratori che vengono da fuori e i turisti. Over. Okay. The city and county of San Francisco is one of the most dense cities in the United States, with just 150 square kilometers. And we have a very multilingual population, where nearly half the population speaks a different language than English at home. Okay. La città e la contea di San Francisco sono una delle più dense dal punto di vista della densità di popolazione degli Stati Uniti, con 150.000 chilometri quadrati, più della metà della popolazione. Se ho capito bene, parlo una lingua che non è l'inglese. Over. So we've had recycling programs for many years, and when we met a state of California goal of over 50% diversion from landfill, we set a goal of 75% by 2010 and zero waste by 2020. Go ahead. Ok, thanks. Abbiamo dei programmi di riciclo dei rifiuti già da molti anni. Lo Stato della California già viaggia su cifre al di sopra del 50%. L'obiettivo della città di San Francisco è quello di raggiungere il 75% presto e rifiuti zero entro il 2020. Over. Our zero waste policy embraces the principle of highest and best use of materials. So, for example, that means following, promoting the hierarchy of reduce, reuse, recycle, compost. And by using that highest and best use framework, we do not support burning of waste. So we are moving towards zero waste from landfill and zero waste from burning. Yeah. Waste. Okay. La nostra politica si ispira ai più alti principi per quanto riguarda l'ambiente, quindi tutto è basato sulla riduzione dei rifiuti, il riutilizzo, il riciclo, il compostaggio, e in maniera assoluta non supportiamo né l'incenerimento nella discarica, quindi l'obiettivo di rifiuti zero riguarda entrambe queste
queste situazioni che noi cerchiamo di eliminare. Over. And also an important principle of our zero waste policy is promoting consumer and producer responsibility, and we have done that in a number of subsequent policies that include banning polystyrene foam or styrofoam and requiring all food service ware to be compostable or recyclable, banning non-compostable plastic bags, and making it mandatory to for everybody to participate in recycling and composting collection. Go ahead. Thanks. Uno dei principi della nostra strategia Rifiuti Zero è quella di promuovere una responsabilità collettiva. Quindi le nostre decisioni politiche sono state del tipo, per esempio, di bandire le borse di plastica, compostare tutti i rifiuti di cibo, bandire anche i contenitori che possono essere riutilizzati e compostabili, e questa partecipazione è stata resa obbligatoria. We have rolled that out citywide as a three-stream program for collecting recyclables, all recyclables in one container, all food and compostables in another container, and then residual waste in a third container. La nostra progettazione, che è iniziata negli anni 90 ed è cominciata effettivamente nel 2000, è una progettazione basata su un programma di tre flussi di rifiuti. Ci sono i rifiuti riciclabili, ci sono i rifiuti del cibo compostabili e poi ci sono i rifiuti residui. Over. I'm going to briefly illustrate here. I don't know if this will be able to see this, but this is a picture of those in all the recyclables that go into a blue containers for recycling, and all the compostables, all food and materials go into green, and then whatever is not recyclable or not compostable goes into a black, and you see there's almost nothing there. And our goal is to have less and less go to black for landfill. Come si poteva vedere da questi tre disegni, abbiamo creato queste immagini per spiegare alla popolazione che tutti i rifiuti riciclabili devono andare nel bidone blu, e avete visto anche qualche esempio disegnato, tutti i rifiuti compostabili devono finire in quello verde e tutti i rifiuti residui in quello nero, e come potete vedere in questo disegno non c'è quasi nulla. Il nostro obiettivo per il futuro è quello di ridurre, di eliminare completamente i rifiuti che possono finire in questo terzo bidone, quello nero. Over. So, San Francisco's strategy is the maximizing the source separation, the separate collection materials, as you saw, so that we can effectively process the material for their highest and best use. And I want to just summarize the level of participation we're having. So in the recycling program, we have 99% of residents on this program, 99% of the 850,000 residents in the city. You can cheers. La strategia Rifiuti Zero della città di San Francisco è basata quindi si basa su una separazione dei rifiuti alla fonte, su una raccolta separata e anche sul miglior utilizzo possibile di questi rifiuti una volta raccolti. E giusto per darvi un'idea del livello di partecipazione collettiva che questo progetto è riuscito a coinvolgere, per quanto riguarda il bidone blu, quello dei rifiuti riciclabili, questa raccolta coinvolge il 99% dei residenti della città.
Over. While we have 99% of the residents served by the blue program, we have 90% served by the green. So we are still rolling out the green program to new apartment buildings. Not everyone percent that have this service. And Gloria, I'll let you translate that. Okay, is it 90% you said? Yes. Ok, quindi per quanto riguarda invece il bidone verde, quello del compostaggio, il livello di partecipazione è ancora migliorabile in futuro perché è un po' più basso, è al 90%. Over. On the commercial side, we have about 65,000 businesses and we also have a lot of construction and building demolition debris. And those two together constitute actually two-thirds of all discards, all waste in San Francisco. Per quanto riguarda invece le attività commerciali della città, noi in città abbiamo 65.000 aziende e queste insieme alle macerie dell'edilizia formano due terzi degli scarti, due terzi dei rifiuti. Now, for residents, they get collected once a week for the recycling or for the composting is once a week for residents. If it's apartment buildings, it's more frequent. And if it's a business, it can be up to every day if needed, especially for restaurants and other food establishments. The collection may be every day. La raccolta... per quanto riguarda il bidone blu, quello del riciclabile, avviene una volta alla settimana e anche per il compostaggio, ma per quanto riguarda invece le aziende o specialmente i ristoranti, in certe zone può anche avvenire ogni giorno. Over. In our the participation in the business sector, we have about 90% of businesses that have this program. We find with business turnover that we have to keep going after new businesses to make sure they have the program. So we still are signing up new businesses, especially a lot of small businesses with on the recycling. But we have 90% with recycling service and 60% with composting. With composting, we got all the food establishments, restaurants, nearly all of them on many and almost all of the larger buildings and again it's mostly smaller businesses that still do not have the service that we continue to work on bringing new program to them. Per quanto riguarda le aziende, le attività imprenditoriali, il 90% viene coinvolto dai nostri programmi per quanto riguarda il bidone blu, quello del riciclo. C'è un grande turnover di aziende qui da noi, quindi dobbiamo sempre darci da fare per cercare di coinvolgere quelle che sono appena nate, soprattutto per quanto riguarda le piccole attività imprenditoriali. Per quanto riguarda invece il bidone verde del compost, la cifra adesso si attesta più o meno al 60%, and then I must have missed the last bit you said, after 60%, I'm afraid. Right. So the recyclables that we collect, they are sent to markets in the Bay Area, California, but also to Asia. And the compostables are sent to regional compost facilities in the Bay Area, where they make high-quality compost used by farms, vineyards, and landscaping. We bring food back into the city made from compost. So we have a nutrient loop on the composting program that we think is beneficial and very important for sustainable agriculture. Il materiale riciclabile viene spedito a strutture in zona, ma anche, se ho capito bene, in Asia, mentre invece per quanto riguarda il compost, questo viene spedito a strutture che si trovano nella zona della Baia di San Francisco, che a sua volta produce dei
materiali. Did you say food? They produce food back into town? They grow, they're growing food from using the compost from the food. Okay, thank you. Quindi c'è questa produzione di, diciamo così, fertilizzanti di naturali di alta qualità, che è un grosso aiuto per l'agricoltura locale, e poi il cibo dell'agricoltura locale nella zona della Baia viene rimandato e rivenduto nella città, quindi questo crea una specie di circolo virtuoso, diciamo. Over. Okay. And recently, last fall, we had achieved of having composted 1 million tons cumulatively from when we started back in 1996 on a very small program. We achieved 1 million tons, and we were able to measure the carbon benefit, the greenhouse gas, climate change gas benefit, reduction benefit from that, which was equal to taking all the hundreds of thousands of vehicles that crossed the main bridge into San Francisco, by reducing that, those emissions over a period of 2 years. I don't know if you can understand that concept, but we see a huge climate benefit to diverting our food from the landfill into compost use. Lo scorso autunno abbiamo misurato la quantità di compost che abbiamo prodotto a partire dal 1996, quindi a partire da quando veramente il progetto era ancora di dimensioni molto piccole, e abbiamo potuto diciamo così, misurare la cifra di 1 milione di tonnellate di compost. E questo, sempre secondo le nostre stime, ha creato dei benefici incalcolabili, innanzitutto per quanto riguarda la riduzione dei gas serra, e, insomma un beneficio incalcolabile per il clima, diciamo. In addition to composting food, we are taking some of it, we are taking some of it, the commercial food rich material, and digesting it to produce biogas for energy. We are doing that at a regional wastewater treatment plant where they have excess digestion tanks capacity. And in the future, we're looking at expanding the role of anaerobic digestion to produce biogas from the food, and then with the remaining solids going to compost. And we see that digestion can play an important role in reducing emissions to the atmosphere and getting more value and energy from the food. So while we don't support burning waste for energy, we do support digestion of food for biogas as a complement to composting. Hopefully you can catch I'll give it a try. Hang on a sec. Okay. Quindi, oltre a compostare i rifiuti di cibo, ultimamente abbiamo anche cominciato a utilizzare gli scarti di cibo delle attività commerciali della città, con delle strutture che riescono a digerire, non so se questo è il termine esatto tecnicamente, questi scarti di cibo per produrre biogas che produce energia. Quindi anche da questo punto di vista si ottengono degli enormi benefici per quanto riguarda la riduzione delle emissioni dei gas serra nell'atmosfera. I'm being told you only have 2 minutes to close, I'm afraid. I'm almost done. Sorry about that. No problem. I would like to say that I had the pleasure to visit Torino almost 2 years ago and got to see the facility where they are digesting food into gas and also composting at their wastewater treatment plant, and how all of that is integrated together. And I think that is a good model
and one that we, as I said, are working to pursue and expand in San Francisco. And then I will just have one more comment after you translate this. Okay. Volevo dire che ho avuto il piacere di visitare Torino 2 anni fa e ho avuto anche il piacere di visitare le strutture dove si effettuano operazioni simili di digesting, digestione, ripeto, non so se il termine è giusto, è compostaggio, e mi sembra un'ottima attività, un'ottima iniziativa questa. E c'è un commento finale. And I just will say then, in closing, that the results that we've got so far, where we look at overall diversion, total recycling rate from landfill, both residential and commercial, and construction, we have documented 78% diversion, and that actually takes us a couple of years. So that's looking back a couple of years. We think we're probably close to 80%. But we recognize we have a lot of hard work to do to get much closer to zero. And that strategy to get us closer to zero is going to involve building a new facility where we will recover as much as we can from waste that we were not able to separate. So recovering organics and recyclables from mixed waste for their best use. And we're still looking at what the best technologies of that are. So I'm very interested in experience in Italy toward that end and elsewhere. So I think with that, if you translate that, I can take questions if you finish. Thank you. Okay. Per quanto riguarda i risultati complessivi, appunto riguardo alla differenziata, alla percentuale di riciclo sulle aree residenziali, commerciali e anche le zone di cantiere, siamo arrivati a definire una percentuale di differenziata del 78%, ma questo riguardava, era un dato di più o meno 2 anni fa, adesso pensiamo di essere sull'80%. Resta ancora molto da fare per avvicinarsi all'obiettivo finale, che è appunto i rifiuti zero, e a questo proposito stiamo cercando di costruire delle nuove strutture che possano recuperare organico e riciclabile dai rifiuti misti, ma queste sono tecnologie che sono ancora, se ho capito bene, in via di sviluppo. E, Jack Massey dice che volendo è disponibile a rispondere ad alcune domande dei presenti. I think that, and there, are there any questions? Okay. Time. Okay, let's see who's breaking ice then. Quali sono le azioni che hanno intrapreso per sensibilizzare la popolazione? Grazie. Very simply, what were your strategies to involve the population, the residents of San Francisco? What were the best strategies, I think, the question was, the most effective? Well, we have found that we need to do lots of what we call outreach, lots of outreach and education, and through as many different channels and media as possible. Cannot do too much. So we do things like mailings, phone calls, door-to-door mailing, and maybe literature drop. Once people have the program, once residents have the program, we do periodic campaigns that might involve looking inside the bin to see if they're participating, and then talking face-to-face. So lots of different strategies that we pursue, and I will, one more point on the commercials side, we do a lot of on-site training and assistance to set up an efficient program. So I'll let you translate. Okay. Dice che la strategia principale è stata quella della comunicazione
con il pubblico anche, ma non soltanto, nel campo dell'istruzione. E per questo hanno utilizzato tantissimi tipi di canali di comunicazione e di media, tanti quanti era possibile, non sono mai abbastanza, ha detto, dalle telefonate alle lettere, alle campagne porta a porta, campagne che diventavano periodiche nei momenti chiave anche di questa strategia e che spesso implicavano anche il presentarsi per parlare faccia a faccia con le persone. Per quanto riguarda invece le aree e le attività commerciali, è stata molto intensificata, è stato molto intensificato il training, cioè l'apprendimento diciamo in loco, on site, e l'assistenza, anche l'assistenza costante per le attività commerciali per verificare che le cose procedessero nel modo migliore. And I'd like to add too that residents and businesses pay for the amount that they are throwing away. Residents only are paying for what is going to landfill, and businesses pay of a different structure, but both cases, there is a direct financial incentive to reduce waste and to recycle and compost. Bisogna anche specificare che i residenti pagano soltanto quello che finisce nel bidone nero, quello che finisce in discarica. Mentre invece per quanto riguarda le attività commerciali, la nostra strategia è stata quella di dare incentivi economici a chi riduceva la quantità di materiale nel bidone nero e quindi a chi aumentava quella negli altri bidoni. There's another question? Io volevo chiedere quanti esempi ci sono come San Francisco negli Stati Uniti. San Francisco come negli Stati Uniti. How many areas in the United States have been as successful as San Francisco so far? Well, we like to pride ourselves on being the most successful in the United States. And we have gotten awards for being the best, but we actually have some pretty good competition, especially in the Bay Area. The city of San Jose in the South Bay is diverting over 70%, and they say they'll get to 80% this year. So we have strong competition from San Jose, and other places like Seattle and Portland are also doing a very good job. But we clearly have the most comprehensive collection of the food scraps, including all the apartment buildings and all types of businesses. Di solito diciamo con orgoglio che quelli che hanno avuto più successo siamo noi, ci vantiamo di essere i migliori, ma la competizione ultimamente si sta facendo piuttosto tosta, diciamo, perché ci sono zone nell'area della Baia che hanno raggiunto risultati del 70% e vanno verso gli 80%, e anche i primi nomi che ha detto non li ho colti, e anche Seattle e Portland non stanno facendo per niente male. Quello che è certo è che San Francisco è quella che ha la strategia più avanzata per quanto riguarda i rifiuti del cibo. I think that's volevo, it. Se posso, no, there's a final question. Volevo chiedere se i proventi del riciclaggio quale quota del costo del ritiro coprivano, o se addirittura avevano un ritorno economico positivo. The revenue of recycling, the revenue coming from recycling, were they covering all the city's expenses or no way? It costs more to collect and process the recycling for market than we can get for it. Certain commodities we actually may get enough to cover, but overall, because we have a lot of paper and we collect such a wide range of material, all types of paper and almost all plastics, that the market value is
less than it costs to collect and process, and that's true everywhere, pretty much. I do think materials are undervalued, and we'll see prices go up and up over time with the resources getting more constrained. No, dice che i costi sono maggiori delle entrate. I costi sono coperti per quanto riguarda alcune parti di questa strategia, ma raccogliamo troppi materiali diversi per il momento per riuscire a coprire tutti i costi che questa attività implica. E c'è anche da dire che forse il valore dei materiali è molto, diciamo così, sottovalutato. Questo forse ci penalizza, se ho capito bene. Okay, thanks so much for being with us, Mr. Macy. And I wish you all the best from here. Ciao, ciao. Bene, allora fin qui abbiamo parlato della strategia rifiuti zero con un esempio concreto e noi riteniamo ripetibile. Ora prima di chiudere poi sempre con la strategia rifiuti zero con Paul Connett, iniziamo la parte che riguarda la parte diciamo medica. Quindi abbiamo due medici dell'ISDE che ci parleranno della cattiva qualità dell'aria che respiriamo e ovviamente anche di come un inceneritore può andare a peggiorare ulteriormente la qualità dell'aria. Prima di presentare il prossimo relatore faccio un piccolo intermezzo per ricordarvi che fuori al tavolino, oltre alle petizioni da firmare, c'è anche una cassettina dove è possibile lasciare delle offerte, poiché il gruppo No Inceneritore Rifiuti Zero è autofinanziato e le vostre offerte serviranno per pagare il pernottamento in albergo ai nostri relatori e aiutare per diciamo, le attività che portiamo avanti come stampa di volantini informativi eccetera eccetera. Lascio la parola quindi a Giovanni Vernizzi e ricordo sia a lui sia ai relatori che verranno dopo di cercare di stare nei 20 minuti che siamo un po' stretti coi tempi, grazie. Buonasera a tutti, sono Giovanni Vernizzi, sono un medico di famiglia, questo, grazie, con l'interesse della misurazione della qualità dell'aria. Dirigo anche un piccolo laboratorio, che è il laboratorio di misure ambientali di SIMG, che è la Società Italiana di Medicina Generale. E ho cominciato con il fumo di sigaretta, a misurare il fumo passivo e da lì poi le cose si sono allargate fino ad arrivare poi all'inquinamento urbano, alle automobili e così via. Scusate, ma questo... No, non è questo. Scusa, vabbè. Enrico? Enrico sei scomparso, scusa. Innanzitutto grazie veramente tante per... Non era questo, no? Per l'invito e che mi ha dato la possibilità. Grazie. Che mi ha dato la possibilità di imparare veramente tante cose. È una bellissima occasione questa di essere insieme. Come altre volte, gli incontri con voi sono molto positivi, molto tecnici e anche sociali. E il film che ho visto mi è veramente piaciuto moltissimo e faccio i complimenti adesso a Barbieri, veramente. Penso che questo modo di poter mettere insieme le cose che vanno fatte, quindi la partecipazione con anche
con anche la scienza sia una cosa molto importante e che non avviene sempre. Infatti questa rapida carrellata, non spaventatevi se ci sono 80 diapositive, ma le faremo andare velocemente, è quello che, vedete, il traffico di prossimità è una cosa che è intuitiva, in pratica non ci vuole un premio Nobel per pensare che se ci sono tante macchine vicine ci sia molto inquinamento e si respira un'aria cattiva, ma siamo arrivati al punto che vogliamo misurare le cose, vogliamo sapere com'è la situazione, parlano tutti del PM10, abbiamo dei limiti nazionali, internazionali per la qualità dell'aria, quindi si vuole sapere anche se si riducono le macchine, se si limita il traffico, di conseguenza si ha anche una qualità dell'aria migliore. L'esempio di Milano, dell'Ecopass prima e dell'area C poi, è un esempio interessante per capire che ci sono proprio delle situazioni in cui il livello di conoscenza scientifica non è andato di pari passo a quello che è poi la missione anche della ricerca di essere traslazionale, cioè di essere capace di arrivare anche alle persone, ai cittadini e ai decisori. Questo piano della presentazione, vedete rapidamente, finisce con la giustizia ambientale e l'importanza della ricerca traslazionale. Sì, perché noi siamo abituati a vedere queste diapositive che sono state importantissime, perché il PM10, l'inquinamento atmosferico di background, è una cosa molto importante. Negli ultimi 50 anni ci ha insegnato che se respiriamo troppe polveri stiamo molto male, possiamo anche morire rapidamente, come è successo a Londra nel 52, quando ci sono stati 13.000 morti a causa dello smog. Questo ha dato poi il via a quello che è la ricerca ambientale che conosciamo adesso, l'epidemiologia, che ci ha fatto di conoscere, identificare le polveri come PM10, ma ricordiamoci, questo lo dico, voi siete molto, sicuramente molto preparati, però guardate che PM10 per un medico, non solo di famiglia, ma un medico anche specialista in pneumologia, molti rispondono che PM10 sono le particelle da 10 micron. Invece sappiamo benissimo che PM10 è tutto ciò che va da 0 a 10 micron, tutto ciò che viene raccolto fino alle dimensioni di 10 micron. E già questo la dice lunga sulla situazione, diciamo, accademica. Però i medici sono medici, poi abbiamo gli ingegneri, i fisici, eccetera, e quindi ci aspettiamo che le cose siano migliori. Però ci sono situazioni che non si sa perché vanno in un certo modo, per cui quando si parla di traffico, evidentemente c'è qualche cosa che è un nervo scoperto, insomma, per cui anche a livello scientifico e di ricerca, insomma, il traffico è rimasto sempre un po' in ombra, tanto è vero che fino ad adesso, insomma, fino all'anno scorso, nelle grandi città, e Milano ne è un esempio, quando si parlava di limitare il traffico nella zona centrale di Milano a causa del grande inquinamento, si parlava solo del PM10 e basta. Siccome il PM10 in effetti non cambia per niente dalla zona di Loreto, insomma, Piazzale Loreto, che è la zona più inquinata appena fuori dalla zona storica di Milano, abbiamo lo stesso PM10 che è in Corso Venezia, che è verso era una zona limitata, e lo stesso inquinamento che c'è in Piazza del Duomo, che è zona pedonale, il PM10 è spalmato. Questo è un indicatore che non è giusto, non è quello corretto, e allora bisognerebbe effettivamente capire un po' meglio che cosa usare. Queste sono diapositive che ci dicono quali sono i tipi di polveri, quelle molto piccole fino a 0,1 micron sono le ultrafini, da 0 a 0,1 micron, quelle fino a 2,5 sono le polveri fini e quelle da 2,5 a 10 sono le polveri cosiddette grossolane o coarse. Queste sono le tre modalità dell'inquinamento. Quello che è importante è sapere che PM10 ci ha insegnato che effettivamente più PM10 c'è e più abbiamo una mortalità, cioè addirittura il giorno dopo un aumento di PM10 pari a 10 microgrammi metro cubo,
si assiste ad un aumento della mortalità dello 0,6%, mortalità per tutte le cause, a causa del fatto che le polveri sottili, soprattutto quelle sottili, e sappiamo che per l'esattezza non sono il PM10 ma il PM2,5, quindi le polveri al di sotto di 2,5 micron, sono sostanze che l'organismo riconosce come sostanze estranee, un po' come se avessero subito le cellule, tutte le cellule, soprattutto i macrofagi presenti fin dall'inizio sull'albero respiratorio, reagiscono come se trovassero dei batteri o dei virus. Questo ce ne insegna la storia, per esempio, dell'asbesto, e così anche le polveri di asbesto attivano l'inflammasoma, che è un gruppo di specializzato chimico, biochimico all'interno della cellula, che poi porta all'attivazione, all'infiammazione. Questa infiammazione è quello che determina tutto, determina il nostro stato di benessere, determina il catarro, ma l'infiammazione vuol dire anche alterazioni poi di altro tipo immunologiche, e queste sostanze poi, oltre a fare questo, sono sostanze quelle poi. Vedete, queste sono le polveri, questo è un esempio microscopio elettronico di quello che è il particolato di una città, e queste polveri urbane, vedete che sono molto più piccole della scala che è di 5 micron, quelle in basso, sono polveri quasi tutte submicrometriche, tutte al di sotto delle dimensioni di un micron, la maggior parte sono al di sotto di 0,1 micron, sono veramente piccole. Le polveri più piccole sono polveri nere, le vedete, sono con un core, con un cuore di carbonio elementare, che è black carbon, alla superficie del quale aderisce uno strato invece di carbonio organico, rappresentato soprattutto dagli idrocarburi policiclici aromatici, che sono sostanze ad alto potere di stress ossidativo, che comprende anche la lesione genotossica, quindi il danno al DNA. Questo è uno schema molto semplice, quello che abbiamo detto prima. Mi spiace che ci sono, a causa del conflitto forse fra il PowerPoint di Microsoft e Office, ci sono queste piccoli sfasamenti, però siamo già tanti anni fa, già 10 anni fa eravamo andati a oltre il PM10, avevamo superato il concetto di PM10, ed era già allora, 10 anni fa, eravamo arrivati ad una review su The Lancet, che è una delle più prestigiose riviste mediche al mondo, in cui vari autori, capitanati in questo caso da Nino Künzli, che è un epidemiologo molto autorevole svizzero, che ha girato il mondo e adesso finalmente è tornato in Svizzera ed è il direttore dell'Istituto di Prevenzione e Igiene di Basilea, avevano dimostrato che, oltre all'inquinamento di fondo, che è il PM10, che grava su tutti noi, in questo caso per la pianura padana, sappiamo, abbiamo visto com'è quello stampo, da Torino fino a Venezia, c'è anche un altro inquinamento, un inquinamento da traffico di prossimità, che secondo i calcoli di 10 anni fa poteva causare più di 25.000 nuovi casi di bronchite cronica nell'adulto, più di 290.000 episodi di bronchite cronica nei bambini e così via. Quindi un inquinamento speciale, ma non così, così da poco, perché riguarda la prossimità delle abitazioni di chi vive o lavora vicino alle strade di grande intensità di traffico, il che vuol dire nelle città nostre, europee, soprattutto fatte a canyon, con un'urbanistica di quel tipo, abbiamo una situazione in cui dal 30 al 50% della popolazione è esposta a un traffico di prossimità. Se andiamo su internet, su PubMed, quindi sugli archivi più importanti scientifici, e incrociamo le due parole proximity e traffic, vediamo che troviamo 777 articoli, ma solo su una rivista che è Atmospheric Environment, che è una rivista ovviamente dedicata di più a questi problemi, però negli ultimi 10 anni abbiamo tutta questa messe di studi e di lavori che ci dicono che c'è un problema molto importante. Il traffico di prossimità esiste, è un problema e lo ha dimostrato questa monografia dell'Health Effects Institute pubblicata 2 anni fa su inquinamento da traffico e danni alla salute, ha confermato che si tratta di un problema di esposizione molto importante, quindi mondiale, e ha
andiamo alle evidenze, questo pannello di 20 epidemiologi fra i più autorevoli a livello internazionale ha dimostrato e ha convenuto che c'è un'evidenza, quindi un rapporto causa-effetto fra esposizione al traffico di prossimità, che vuol dire abitare entro 200-300 metri da una strada molto trafficata. L'evidenza è per un aumento soprattutto dell'asma nei bambini. Un'evidenza B, che è molto soggettiva, che è praticamente sicura, anche se non sicurissima scientificamente come l'evidenza A, è che vivere vicino a una strada molto trafficata comporta anche per gli adulti problemi respiratori, ma anche cardiovascolari. C'è infine un'evidenza C per il danno oncologico, per il rischio oncologico, che è ancora sotto dibattito, ma ci sono alcuni dati in questo senso. Questo era per ricordare l'inflammasoma, tanto per ricordarlo, perché questo concetto di questa unità specializzata, di antenne specializzate che le cellule, soprattutto i macrofagi, hanno sulla loro membrana, che riconoscono sostanze strane generiche, come per esempio in questo caso, ed è recente la dimostrazione, il PM, le particelle che abbiamo visto prima, le particelle della polvere delle città, sono fra le sostanze che inducono infiammazione immediatamente e che attivano questi recettori di macrofagi, che sono recettori dell'immunità innata, cioè l'immunità ancestrale, che è l'immunità che fra l'altro appunto riconosce per esempio anche i cristalli di acido urico, quelli che fanno venire l'infiammazione. Se precipita l'acido urico quando abbiamo la gotta, ma questo succede a questo livello con le particelle inalate. Ecco, c'è una messe di dati che ci dicono che all'interno del PM, quindi del PM10, non sono le particelle grossolane che fanno male, ma sono le particelle ultrafini, quelle inferiori a 0,150 micron, 0,15 micron, che sono quindi particelle a livello che sono conteggiate a livello nanometrico, quindi li chiamiamo più facilmente 150 nanometri, sono quelle più piccole e sono quelle, perché fanno così male, perché più piccole sono e più sono capaci di penetrare fino alle parti più periferiche dei polmoni, e quelle più piccole, quelle nanometriche al di sotto dei 40-30 nanometri, sono a quanto pare capaci anche di traslocare, che vuol dire passare la membrana alveolare, riversarsi nei capillari, andare nel sangue, e questo spiega anche il danno cardiovascolare o i danni a distanza e non solo respiratori causati dall'inquinamento atmosferico. Qui possiamo vedere dei macrofagi di bambini non presi a casaccio, ma separati in quattro gruppi. Vedete uno studio molto importante di qualche anno fa che ha dimostrato che più granuli di carbonio, di carbone elementare, quelli neri che vediamo nei macrofagi dell'espettorato dei bambini c'erano, e meno era la funzione respiratoria di questi bambini. Quindi c'era una relazione inversa fra esposizione a, in questo caso, traffico e capacità respiratoria nei bambini normali e sani. Questi non sono bambini ammalati o ragazzi ammalati, erano ragazzi che stavano benissimo, però avevano un difetto già evidenziabile in questo senso. Quindi si entra adesso, e l'abbiamo già fatto, insomma, a parlare della variabilità spaziale, che è una cosa molto interessante, perché la si può notare per esempio addirittura in un parco come Hyde Park. L'aria è diversa, il PM10 è quasi uguale, il PM2.5 è poco diverso, ma il black carbon, che sono rappresentato da particelle nanometriche, è molto molto diverso, perché il black carbon viene prodotto a 100 strada dalle automobili, in questo caso soprattutto dei diesel, e nella distanza di 100, 200, soprattutto 300 metri si diluisce tantissimo, cambia, si aggrega, non lo si trova più, e quindi il grosso dell'esposizione avviene a centro strada o vicino alla strada. Se in questo caso un gruppo di ricercatori londinesi hanno preso un gruppo di 10 asmatici, li hanno fatti camminare 2 ore a Hyde Park, misurando ovviamente tutti i parametri ambientali e respiratori, poi li hanno ripresi e portati ad Oxford Street. Oxford Street era a quel tempo pieno di autobus diesel, le concentrazioni di black carbon erano 7-8 volte, se non mi ricordo male, rispetto ad Hyde Park, e c'era una differenza statisticamente significativa fra la capacità respiratoria, in questo caso era FEV1, comunque quindi il grado di ostruzione bronchiale di questi asmatici subito ne risentiva.
Quindi questa è una questione anche non solo di danno per tutte le persone, ma ovviamente di un danno speciale anche immediato per dei segmenti di persone che sono particolarmente sensibili. Gli studi in questo senso della variabilità spaziale sono interessantissimi, ce ne sono veramente tanti, datano 20 anni fa, quindi questa materia è una materia che ha 20 anni, non è che è appena nata, ed è per questo che come cittadino ma anche come ricercatore era stridente vedere che si parlava sempre di PM10 e c'era qualcuno in comune a Milano che diceva tanto non cambia niente, è inutile, togliamolo questo ecopass, togliamo l'area C, queste sono solo cose che danno fastidio alla gente e basta. Uno studio fatto da Tomlin qualche anno fa a Londra ha evidenziato cose incredibili. Marylebone Street, Marylebone Road, che è questa, una strada molto trafficata, era fianco a fianco a questa strada, che era una piccola strada fra Baker Street e un'altra, e questi ricercatori hanno messo una serie di analizzatori in Marylebone Street e anche uno in questa piccola stradicciola che era dall'altra parte dell'edificio, del building. Ebbene, la differenza di inquinanti da traffico, in questo caso era stato usato il monossido di carbonio, era di 4 volte tanto. Poi hanno fatto altri studi, ma questo cosa ci dice per esempio di pratico? Qui dov'è l'importanza traslazionale di questo studio? È per esempio le piste ciclabili, ma le dobbiamo proprio fare lungo le strade ad alta intensità di traffico? Pensiamoci un po' meglio. E la pista ciclabile, se la facciamo nella via parallela, io non so, a Torino la conosco molto poco, ma fra Corso Buenos Aires a Milano, che è pieno così, e la via Castaldi, che è dall'altra parte, c'è di mezzo un building, probabilmente è lì che bisogna far andare, che bisogna progettare la pista ciclabile e non lasciarla lungo Corso Buenos Aires, dove i poveri ciclisti penso che si beccherebbero tutto il traffico completo. Quindi queste sono indicazioni importanti. La diatriba a Milano di 2 anni fa sul fatto che l'Ecopass, che ve lo ricordo rapidissimamente, lungo una stessa, guardate, qui c'è, adesso vediamo se si attiva, ecco, uno, Piazza del Duomo era un punto di riferimento di un posto di monitoraggio, di una stazione di monitoraggio, sempre per 3 giornate diverse in cui abbiamo fatto monitoraggio. Da 1 e 2 è Corso Venezia, 3 Piazzale Loreto. Piazzale Loreto è un posto più inquinato di Milano. Scusate, questo adesso. 2 era la zona Ecopass, quella in rosa di Corso Venezia. 1 abbiamo detto il Piazzale del Duomo. Altre 2 situazioni analoghe, queste sono vie che sono vie uniche, che sono un unicum, una grande viale che da Piazzale Loreto va a Porta Venezia e va a Piazza del Duomo. Abbiamo fatto uno studio di comparazione fra queste zone in modo simultaneo con tre centraline differenti e abbiamo notato che in effetti non c'era nessuna differenza nei PM, PM1, PM2,5, PM10 non davano nessuna differenza, ma se misuravamo la percentuale di black carbon presente dentro il PM10 c'erano differenze molto alte. Vedete, con una riduzione del black carbon del 47% in area C, in area Ecopass, diciamo che sono quella cosa molto simile, e nella Piazza del Duomo, zona pedonale, avevamo un 62% in meno di black carbon. Questo per dimostrare che bisogna usare una metrica giusta per dimostrare le cose giuste. Se io le emissioni di cui mi preoccupo sono emissioni nanometriche e soprattutto le vedo bene col black carbon, non posso usare il PM10, oppure se uso il PM10 faccio qualche cosa che probabilmente dal punto di vista scientifico non è corretto. Questo è solo per un lavoro appena uscito intereuropeo che vedete, New Consideration for PM, Black Carbon and Particle Number in Across Different European Cities. Cos'è venuto fuori? Questi ricercatori giustamente si dicono è un sacco di tempo che facciamo zone a traffico minore nelle grandi città europee, non cambia niente come PM10. Forse abbiamo sbagliato, forse non è così.
l'efficienza della qualità dell'aria è sovrastimata, oppure le emissioni del traffico sono diverse, oppure do we need a more specific metric to evaluate the impact of above emissions? Abbiamo bisogno di una metrica diversa per dimostrare l'inquinamento da traffico e l'efficacia delle misure di riduzione? La risposta è sì, i livelli di black carbon, lì sotto lo vedete ma viene tagliata la diapositiva, di black carbon devono essere misurati invece di quelli del PM10. E allora vediamo che c'è una messe di letteratura strepitosa in tutto il mondo, in cui le caratterizzazioni del black carbon le hanno fatte in Cina nel 2007 per prepararsi, per vedere se riducendo il traffico pesante si riduceva l'inquinamento da black carbon prima delle Olimpiadi, altrimenti non gli avrebbero fatto fare le Olimpiadi se non prendevano qualche provvedimento. L'hanno fatto in Ungheria, Budapest, l'hanno fatto in Finlandia, adesso questo solo per far capire che c'eravamo dimenticati, dico c'eravamo come comunità scientifica, c'eravamo dimenticati di questo, e questo insomma è possibile che ce lo fossimo dimenticati, non lo so, come mi viene qualche dubbio, comunque lascio a voi l'interpretazione. Ecco, questo per dire insomma come vanno le cose. E quindi la necessità di una ricerca traslazionale, cioè anche piccola, per dire il nostro laboratorio non è un grande laboratorio, però ci siamo messi con le persone giuste, cioè i colleghi della Los Angeles University, Costa Siutas e Dane Westerdahl, abbiamo verificato che i loro studi, Siutas aveva pubblicato 20 anni prima, i primi lavori 20 anni fa, e quindi aveva una grande esperienza, insieme abbiamo fatto questo lavoro. Ma a me viene in mente quello che ho visto questa sera nel film, cioè bisogna avere delle idee giuste, semplici, andare a vedere a San Francisco cosa fanno, e l'idea di forza è effettivamente questo messaggio mi può effettivamente spostare qualche cosa a Parma, che è una cosa simile. Piccole cose, le domeniche senza traffico, anche qui. Grande polemica sempre, non servono a niente, non cambia il PM10, è solo una stufita, come si dice a Milano. Eppure le domeniche senza traffico funzionano. È vero che non sono una iniziativa o un intervento strutturale. Appena finisce, guardate, Sunday, io devo andare piano per non spostare ecco qua, la domenica, durante le ore di sospensione del traffico, eravamo a 3 di percentuale di black carbon nel PM, appena finita alle 6, dopo le 6, dalle 6 alle 8, aumenta subito il black carbon. E questo è chiaro, questo perché è immediato, aumenta il traffico, aumenta il black carbon. Però quella domenica, quando a Milano c'erano 200-250 di PM10, quell'inverno, questo era il 30 gennaio 2011, la signora Brambilla poteva dire vado col bambino in carrozzina un po' più tranquilla, percorso Buenos Aires per tutta la città. Insomma, questo sono cose che è giusto che sappiamo. Poi è vero che questi sono interventi non strutturali, ci vogliono altre cose, ma per una situazione di emergenza può anche andare bene, se ne può discutere. Lo stesso il 6 febbraio, una cosa analoga. Ci sono state anche le domeniche senza, ecco, la domenica ovviamente senza restrizione, abbiamo fatto un controllo, non è cambiato niente nelle due ore analoghe. C'è stata anche due giornate senza traffico a Milano poco tempo fa, nell'inverno scorso, il 9 e 10 dicembre, e anche qui si è verificato un miglioramento netto del rapporto black carbon PM10. PM10 è sempre uguale, black carbon si alzava e diminuiva subito dopo. Questi sono i dati, ma andiamo velocemente. Per arrivare a un punto per quanto riguarda l'epidemiologia, addirittura il black carbon è un indicatore che vale 10 volte tanto il PM10. Cioè il rischio per change unit, che vuol dire l'unità che si usa di differenziazione della scala per dare più malattia, per il PM10 è 10 microgrammi. Per il black carbon questa change unit è 1. L'analisi dell'esposizione al black carbon interessa e mette in evidenza da 4-10 volte più il danno epidemiologico, il danno alla salute, che non il PM10. Quindi la novità è questa. Quindi le conclusioni sono che usando l'indicatore giusto si riesce a dare indicazioni anche ai decisori, anche al pubblico. L'importante è saperlo e non avere paura, dico per un eufemismo, di andare a misurare le cose giuste. Adesso rapidissimamente a che punto è la scienza.
io porto al Politecnico di Milano dei dati di una loro sintesi recente pubblicata nel 2010, perché il Politecnico ovviamente di Milano, come quello di Torino, sono dei punti di riferimento, sono dei ricercatori di grande livello. Io ho portato due cose, vediamo, ecco, sulle emissioni da combustione anche degli inceneritori. E da questi colleghi di alto livello si può vedere, insomma, i risultati dello studio offrono quindi un importante contributo all'avanzamento delle conoscenze su fenomeni e realtà ancora poco conosciute, sui quali nel nostro paese si è recentemente speculato senza alcun riferimento a dati scientificamente attendibili. Non so bene cosa voglia dire questo, ma di sicuro vuol dire una cosa, che gli stessi ricercatori più esperti, che sono gli ingegneri fisici dell'ambiente, ci dicono che comunque c'è pochissimo, ci sono pochi studi ancora insufficienti per quanto riguarda anche i termovalorizzatori, si evidenzia una notevole carenza di dati, questo è importante. L'incenerimento dei rifiuti avrà certamente un ruolo nella problematica dell'ultrafine, poi c'è un tuttavia, però è tutto questo condizionale che ci mette in evidenza che effettivamente si sa molto poco ancora, si sa molto poco, si sa che le emissioni ci sono, le ultrafini, e quindi questo sta poi alla considerazione e alla responsabilità di ognuno. Le ultime pochissime diapositive è per ricordare una cosa incresciosa che a me è rimasta veramente andata di traverso, la sentenza l'anno scorso da parte del Tribunale di Firenze sul processo che il Codacons aveva intentato verso il Comune di Firenze perché non erano mai state prese iniziative sulla limitazione del traffico per l'inquinamento. La conclusione era stata che questo, quello riportato dall'avvocato Bevacqua, che è l'avvocato degli accusati, un terzo della composizione del PM è determinato da situazioni naturali e comunque da fattori internazionali. Dunque solo l'Unione Europea può predisporre una lotta efficace. Allora questo io l'ho chiamata la banalizzazione del monitoraggio ambientale, cioè a questo punto Firenze, che pure se andiamo in quella, adesso non c'è tempo di andare a rivedere, ma andiamo pure a vederla rapidissimamente perché è troppo divertente, possiamo andare a vederla. Firenze è qui e la si vede bene, perché guardate che non è che non si veda Firenze, non è come Milano, andiamo a cercare la seconda diapositiva, subito arrivata qui, ecco qua, però se guardiamo bene, guardate che Firenze c'è. Firenze? No, vabbè, comunque è questo giallino che si vede, eccolo qui, questo è Firenze, non è che non ci sia su questa cartina, Firenze c'è e l'inquinamento non viene dal mare come ci vuole far credere questa sentenza o perlomeno l'avvocato, però quello che è andato su Corriere della Sera è questo. E questo, e nessuno ha risposto, nessuno ha risposto. Quindi queste cose le possiamo dire tra voi, io le dico apertamente da tanto tempo, però dà molto fastidio che dobbiamo essere a questo livello in cui nessuno corregge una, diciamo, comunque un'inesattezza, diciamo così, un'inesattezza di questo genere, una cosa veramente fastidiosa. C'è qualcosa però di, diciamo, di fortunato, e con questo finito, che qualche situazione più positiva anche dal punto di vista della giustizia. Proprio il 3 marzo, quindi pochissime settimane fa, il TAR della Lombardia ha bocciato il ricorso dei commercianti del centro di Milano, soprattutto di coloro che avevano i posteggi nel centro di Milano e che dall'area C, che questa iniziativa di riduzione del traffico nel centro di Milano, hanno avuto dei problemi commerciali, avevano chiesto al TAR di bloccare e escludere, farla finita con area C. E il risultato è che il giudice si è espresso in un modo molto chiaro, la salute è più importante degli interessi privati, facendo riferimento ai dati del Black Carbon. Ecco, questo quindi è una solo per fare vedere che effettivamente se ci si muove con
con chiarezza, con attenzione e anche con i sistemi e le possibilità tecniche che abbiamo al giorno d'oggi, si riesce ad avere qualche cosa. Torno per chiudere con quel filmato che a me è piaciuto moltissimo, ripeto, anche lì capacità tecniche ci sono, perché bisogna essere capaci di andare a San Francisco, di fare le riprese così bene, di mettersi in collegamento, cioè quindi di fare della comunicazione ben fatta. Io vi ringrazio, se avete delle domande poi sono disponibile. Allora, io direi di lasciare le domande alla fine, anche perché siamo molto molto stretti coi tempi. Abbiamo parlato fin qui di traffico, di prossimità, non siamo fuori tema perché abbiamo avuto un quadro della situazione attuale che abbiamo a Torino, così come a Milano, anzi Torino è probabilmente anche più inquinata di Milano. Quindi abbiamo anche avuto introdotto l'argomento dei PM 2,5 e inferiori, PM1, che sono purtroppo anche emissioni che proverrebbero dall'inceneritore. Adesso lascio la parola al dottor Edoardo Bai, presidente dell'ISD di Milano, e qui arriviamo a parlare proprio dell'incenerimento dei rifiuti. Ne approfitto per ricordare anche al dottor Bai di essere per quanto possibile sintetico. Adesso me la aggiusta. Non è il tuo, vabbè, lascialo così, dai. Basta che mi dici come posso. Dai, fa niente, su, lascialo così, se no stiamo qui. Viene così. Allora, io sono rimasto anch'io impressionato dall'80% di una città così grossa, però non buttiamoci giù, perché ci sono parecchie cittadine in Italia che raggiungono quel livello, e anche in Europa la strategia che è lanciata addirittura e che è stata accolta addirittura su suggerimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità non è molto diversa da quella dei rifiuti zero. Le ragioni del fatto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità indica di abbandonare l'incenerimento sono ragioni di tipo sanitario, sono qua. È una cosa assodata questa, non la mettiamo in discussione, non ve la discuterò. Praticamente l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice non c'è la sicurezza assoluta, ma ci sono molti indizi, e molti indizi facciano una prova, che ci sono serie ragioni per dubitare che gli inceneritori facciano male alla salute. Quindi non fosse altro che per il principio di precauzione questi sistemi vanno limitati o abbandonati nel limite del possibile. Vecchio se va davanti, via. Io non lo conosco. Come si va avanti? Come si va avanti? A mano si deve fare. Orco zio. Scusate, a mano, va bene. Allora. Questo perché gli esposti sono molti. Quello che produce di cattivo l'inceneritore sono essenzialmente le nanopolveri. Cioè delle polveri, quelle di cui parlava Iverdizzi, quelle sotto gli 0,1, che contengono molti metalli e molte sostanze organiche, anche tossiche, della categoria dei POP, che vuol dire Persistent Organic Pollution. Vai avanti. Allora, purtroppo, cioè io sono d'accordo con la strategia accettata e accolta dall'Europa, che per esempio dice le 3R, no? Riduciamo la produzione dei rifiuti. Su questo siamo molto indietro dappertutto. La produzione dei rifiuti non si riduce perché non si riducono per esempio gli imballaggi o le cose inutili da produrre. Poi recuperiamo i rifiuti e riciclamoli. Su questo
siamo abbastanza avanti. No? Forse non lo sapete, ma l'Europa indica come obiettivo da realizzare adesso il 60% di rifiuti da riciclati. Purtroppo in Italia queste cose non sono viste bene, perché il dibattito è inquinato da interessi economici. Voi sapete che noi abbiamo Fantasia, l'inceneritore gli abbiamo cambiato nome, l'abbiamo chiamato termovalorizzatore. Con questo è diventato, da una possibile fonte di inquinamento, come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è diventato un rimedio contro l'effetto serra, perché se il termovalorizzatore utilizza dei materiali che vengono riprodotti e quindi si risparmia la CO2. Con questo l'Italia ha fortemente finanziato la costruzione degli inceneritori, voi sapete, col CIP 6, no? Per cui chi faceva l'inceneritore ci guadagnava, anche se inceneriva acqua, ci guadagnava lo stesso. Sono stati fatti questi conti perché c'erano i finanziamenti dell'Italia come mezzo di disinquinamento, che è un po' ridicolo detto così, però così è successo. Allora, io salto la cosa internazionale, vi volevo solo dire quello che sta succedendo in Italia su questo campo. Ve lo faccio in fretta, perché sennò vi cito lo studio del Veneto. Ve lo dico perché, cioè, c'è chi dice che non fa niente e c'è chi dice che fa male. No, tutti. Nel studio degli inceneritori di Veneto c'è una pubblicazione che dice che gli inceneritori non fanno niente, perché lo studio condotto, dopo vediamo, con cerchi concentrici non aveva dato nessun aumento di patologia riscontrabile. Poi c'è invece uno studio del registro di mortalità del Veneto che ha trovato un chiarissimo eccesso di sarcomi attorno all'inceneritore. Più ci si avvicina all'inceneritore come abitazione, più aumenta il numero dei sarcomi registrati. Mantova è caratteristica di una polemica che dura da anni, io la conosco bene perché questa inchiesta l'ho fatta io insieme a un medico di base. A Mantova c'è un aumento di sarcomi attorno all'inceneritore della Montedis. È venuta fuori come notizia da un medico di base che si chiama Costani, l'abbiamo verificata prima con Berrino, l'hanno messa in dubbio, l'ha riverificata all'Istituto Superiore di Sanità. In realtà c'è un aumento fino a 30 volte nell'area di un chilometro della frequenza dei sarcomi dei tessuti molli, che è un tumore raro, quindi il numero assoluto di tumori sono una cinquantina, non sono tanti, però l'aumento è impressionante. Anche qui c'è chi ha, cosa è successo per tranquillizzare la popolazione? Sono stati fatti degli esami di diossina nel sangue degli abitanti attorno all'inceneritore e del sangue degli abitanti al centro di Mantova, e c'è stata una grossa discussione. Da una parte la clinica del lavoro di Milano e dall'altra parte Tomatis, per fortuna, perché ce l'avevamo, che era il direttore dello IARC. Cosa succede? La clinica del lavoro di Milano è venuta a dire: ma non preoccupate, perché in realtà il livello di diossina nel sangue dei mantovani è normale, 20-30 picogrammi ACC, e come paragone avevano portato la popolazione di Brescia, la popolazione di Seveso, la popolazione di Kyushu in Giappone, dove c'è stato un famoso incidente di PCB, roba da mettersi le mani nei capelli. Sì. Per fortuna Tomati si è detto: guardate che i livelli di diossina e PCB e diossino simili nel sangue oggi nel mondo e anche in Italia stanno calando ben sotto i 20, no? Stanno sui 4. Comunque, questo per dirvi che c'è un dibattito che purtroppo non è così leale su queste cose. Vai avanti. Stessa cosa vicino Forlì, questi sono due inceneritori, inceneritore Mengozzi e inceneritore Era. È stato trovato della significativa differenza nella frequenza, per esempio, dei tumori della mammella e di altri tumori attorno a questi inceneritori.
lo stesso studio che ha trovato questi aumenti conclude dicendo non c'è preoccupazione per la salute perché in realtà gli aumenti dei tumori riguardano solo le donne e non gli uomini, e quindi state tranquilli, questo è... ve lo sto un po' caricando, però in realtà sono vere quelle cose, e vi dico perché credo di più al fatto che gli inceneritori facciano male piuttosto che all'altra campana. Va avanti. E perché ci credo di più? Anche per le ragioni che aveva detto l'OMS in fondo, no? Cioè c'è una numerosa serie di sostanze chimiche che vengono emesse dagli inceneritori, per carità, a basse concentrazioni. Per fare il paragone, io credo che il traffico sia molto più pericoloso di un inceneritore, per cui, perché se no sembra che l'inceneritore sia il più grande dei mali. È un male sicuro però, no? Allora, come vedete, qui ho classificato l'attività cancerogena di alcune delle sostanze che sono emesse negli inceneritori. Quando si dice IARC 1 vuol dire che è sicuramente cancerogeno per l'uomo, quindi vedete che ci sono l'arsenico, il benzene, il beriglio, il cadmio, il cromo, il nichel e la diossina che sono emessi dagli inceneritori, che sono sicuramente cancerogeni per l'uomo. Ci sono alcuni sospetti cancerogeni, non certi ma probabili, i 2B classificati così dallo IARC, che sono cloroformio, clorofenoli, idrocarburi policiclici, mercurio, piombo, tricloroetilene. Perché ci sono delle conclusioni diverse sullo stesso inceneritore? Questa è una cosa che ho messo perché ci sono molti modi di misurare i loro effetti. Il modo più usato, questo è un inceneritore in cui sono stati fatti due studi, è fare uno studio misurando la frequenza del cancro a cerchi concentrici intorno all'inceneritore, senza preoccuparsi di cosa c'è come ostacoli o come direzione del vento. Se invece misuriamo la direzione del vento e gli ostacoli e verifichiamo la diffusione reale o modellata, perché non è che certe volte non abbiamo i dati reali, vedete che la diffusione degli inquinanti ha un altro aspetto, se ne va verso destra, la mia destra, forse anche la vostra, e non è a cerchi concentrici, per cui se la facciamo a cerchi concentrici, uno studio sulla frequenza dei tumori attorno agli inceneritori, non troviamo nulla, perché la maggior parte delle case sono fuori del pernacchio di inquinamento. Se lo facciamo seguendo il modello di ricaduta, dobbiamo andare ben più in là, e allora diventa positivo. È il caso di Coriano, altro studio fatto con quel metodo di metrolazione che abbiamo visto. Vedete che ci sono dei risultati importanti. È fatto studiando la residenza superiore a 5 anni, è fatto misurando i metalli pesanti. A seconda della quantità dei metalli pesanti, vedete che la percentuale di aumento della mortalità per tumore è impressionante. Ai livelli di esposizione alto, la mortalità totale aumenta del 9%, quella per tumore di ben il 54%, che sono dati mica male. Uno degli estensori dello studio ha detto che questo era negativo, tanto per dire. Questa è la distribuzione delle polveri di un inceneritore tipico. Come vedete, la maggior parte sono maggiori di 2,5. Poi seguono i PM10, le nanopolveri, no, la maggior parte sono le nanopolveri, me l'ho sbagliato. Le nanopolveri sono numericamente di gran lunga la parte superiore, a peso di gran lunga la parte inferiore, perché non pesano niente. Però conta molto il numero per la salute. Questo qui è un altro
studio attorno a un inceneritore con degli indici, è fatto con un metodo particolare, degli indici dell'Icheni, se non sbaglio, e vedete che attorno, in questo punto, a full-est, c'è una quantità di metalli molto più grossi che negli altri punti, che sono sempre punti intorno all'inceneritore. Questo qui è l'inceneritore più vecchio, non più in casa vicino. Ecco, questo invece è un episodio recentissimo, cioè la regione Emilia-Romagna ha dato a Terracini e al suo gruppo, Terracini è il presidente degli epidemiologi italiani, uno studio, si chiama Moniteur, per verificare l'effetto di tutti i suoi inceneritori. Gli esami sui metalli li avete visti, gli inceneritori sono tutti quelli della regione, non ve li dico i nomi, sono i nomi degli inceneritori, che ci sono 5. E avanti. Questo ve lo dico dopo. Cosa è successo? È successa una cosa divertente, perché hanno fatto una presentazione pubblica dello studio di questo Moniteur. Il comune di Bologna, che ha tenuto l'assemblea, ha rilasciato una conferenza stampa dicendo: lo studio di Moniteur è negativo, state tutti tranquilli, inceneritore si può fare. Durante l'assemblea Crosignani, che è un primario dell'Istituto dei Tumori di Milano, si è alzato e ha detto: ma scusate, il comune di Bologna ha detto che non c'è, però mi sembra che le conclusioni dello studio non siano così tranquillizzanti, non è vero che non c'è niente. Ve lo dico perché è stato divertente. Si è alzato Terracini, che era il direttore dello studio, e ha detto: il comune ha detto questo, sì, allora io mi dissocio, invito il comune a ritirare il comunicato stampa, perché non è vero quello che avete detto. Era stato molto carino. Questo ve la mostro perché in realtà gli effetti dell'inceneritore si sommano agli effetti delle sostanze chimiche immesse in gran numero nell'ambiente. C'è un appello che si chiama Appello di Parigi, sottoscritto da Montagnier per primo e da una decina di Nobel, che dice: siamo giunti a un punto limite, le sostanze chimiche immesse nell'ambiente stanno rovinando la salute del pianeta. Questa figura lo dimostra. Perché? Perché è uscito da Eurostat, cioè dalla statistica europea. In Europa la vita media, la speranza di vita si allunga, è la figura che vedete in alto, vedete che va sempre più su, arriva fino agli 80 anni e oltre per le donne. Se però calcoliamo la vita media sana, cioè senza malattie, vedete che questa vita media sana si è allungata fino al 93 e poi è precipitata. Abbiamo perso il 10 anni quasi di vita media sana, il che vuol dire che sta succedendo qualcosa che ha superato i limiti di sopportazione dell'organismo umano. Non è solo l'inceneritore, però contribuisce l'inceneritore a questo aspetto generale. Questo è per le donne, che sono sconciate peggio degli uomini, cioè la caduta per le donne è più grave. Lo vedete, no? Si vede, è clamorosa. Questa è una pubblicazione recente, è uscita 2 mesi fa. Ecco, poi cito quello studio che credo abbia citato anche lui, dell'IP, perché è un altro esempio di come il dibattito sia viziato. Questo studio di 3 politecnici, se non sbaglio, è finanziato dai costruttori di inceneritori. Ve lo dico perché capite poi qual è la conclusione. La conclusione di questo studio è: gli inceneritori sono come un aspirapolvere, diminuiscono l'inquinamento dell'aria, almeno per quanto riguarda le nanopolveri. Sappiate che 3 politecnici hanno detto questa stupidaggine, posso dirlo, però la citano. La siccità fa letteratura, fa certezza, anche dal punto di vista giudiziario.
un po' come i telefoni. Se la compagnia dei telefoni finanzia una ricerca sull'effetto dei telefonini, state sicuro che troverà che i telefonini fanno niente. È uguale. Comunque qui, come vedete, incenerimento dei rifiuti è qui in mezzo, le biomasse sono peggio, adesso stanno incentivando le biomasse molto, con due difetti secondo me grossi: le biomasse grandi disboscano altrove, trasportano legno da fuori, non risparmiano neanche CO2 e inquinano, però possono avere un migliore sistema di abbattimento. Le biomasse piccole, magari cioè quelle vicino casa, che hanno il boschetto vicino, non trasportano le legne, risparmiano CO2, però dubiterei dell'efficienza dei loro sistemi di abbattimento. Per cui anche lì c'è da fare... Vai giù, te lo faccio in fretta. Ecco. Tanto è vero che nella stessa relazione, tanto è falso quello che dicono questi fichi, nella stessa relazione della Tre Politecnici, dove dicevano l'efficienza del 100% di abbattimento, questa curva che l'hanno mostrata loro dimostra il contrario, nel senso che è il 100% per le polveri grasse e grosse l'abbattimento, ma se andate verso sinistra, nelle polveri fine, l'abbattimento si limita al 95%, non è poco il 5% di roba che esce su tonnellate e tonnellate di combustione di questo tipo. Per cui in realtà la pulizia che vantano poi è dimostrata anche dalle loro stesse grafici che non è poi così vero. Allora, questo è... le conclusioni di Moniteur, quelle che per cui Bologna deve avere, sono andate un po' in disordine, cioè dovevo dirlo prima, quello per cui il Comune di Bologna diceva non vi preoccupate, in realtà dimostra l'aumento di tutti questi tumori. Attenzione, l'aumento non è grande, è un piccolo aumento, non è neanche statisticamente significativo, però diventa significativo per l'inceneritore di Modena, che è l'unico che è vecchio abbastanza per produrre degli effetti significativi, perché un altro trucco a cui si ricorre, i tumori hanno un lungo periodo di latenza, dai 20 anni in su, per cui se un inceneritore lavora da meno di 20 anni, gli effetti non si vedono, si cominciano a vedere dopo 20 anni, e quindi è chiaro. Però comunque anche negli inceneritori nuovi si vedono degli effetti, sono piccoli ma si vedono. Questo è, non ve lo sto a spiegare, è uno schema che spiega quali sono le possibili meccanismi di azione delle nanoparticelle sull'organismo umano. In breve, non vanno solo sui polmoni, influiscono sugli attacchi cardiaci e sulle emorragie cerebrali, perché influiscono sulla coagulazione del sangue, hanno un effetto molto forte. Una ricerca da chi nel lavoro a Milano ha dimostrato che aumentano le trombosi, no? Aumenta la coagulazione, tutto ciò influisce sul cuore oltre, e hanno danni anche, cioè cominciano a venire sempre più consistenti, positivi gli studi che ricercano i danni cerebrali da nanopolvere. No? Abbiamo finito, ci sono le ultime, che no, lì lo cancelli tutto, no. Sono le ultime due e poi è finito. Ecco, io, quelli erano i metalli che vi ho detto. Solo per darvi un'idea, questo è un elenco parziale, abbastanza completo però, delle sostanze organiche che escono da un inceneritore. Contatele, poi, cioè, io non ve le conto, ma sono più di un centinaio. L'ultima, credo, vediamo un po' cos'è.
Ah sì, vabbè, questo è un elenco di studi che dimostrano che c'è un'associazione fra un altro grave fatto, che è la malformazione. Cioè, soprattutto studi francesi dimostrano che ci sono delle malformazioni fra i bambini nati attorno all'incenerimento, agli inceneritori, soprattutto per quanto riguarda il calicetto renale. Lo studio Moniteur non aveva trovato queste malformazioni, aveva trovate altre. Io chiuderei qui. Grazie al dottor Bai, lascio la parola a Paul Connett e chiamo Laura. Buonasera a tutti. This is my 54th visit to Italy. I've spoken in 220 cities in Italy, and this month we have a book published with Patricio Lasciotto from Trapani and Rossano Ercolini, Rifiuti Zero, A Revolution in Progress, and I'm in the process of getting an English version of that ready by the end of the year. Allora, lui è stato in 54 volte in Italia, 220 città visitate, adesso ha scritto questo libro con Rossano Ercolini e Patrizia Losciuto, uscirà anche una versione in inglese, e quindi la prima però ad uscire è quella in italiano. So I'm going to talk tonight about the 10 steps to zero waste. Questa sera parla dei 10 passi per arrivare a rifiuti zero. Step one, primo passo. Source separation. It's these 10 things which make waste by mixing everything together. Allora, il primo passo sono le nostre mani, che sono quelle che ci consentono di mischiare o di separare i rifiuti e quindi separandoli ricavarne delle risorse. Step two, door-to-door collection. Il secondo passo è la raccolta porta a porta. Porta a porta is the springboard to zero waste. Porta a porta è il trampolino verso rifiuti zero. You heard Jack Macy talk about the three container systems in San Francisco. Avete sentito Jack Macy parlare dei tre tipi di bidoni attraverso i quali si realizza a San Francisco la raccolta differenziata. There are many variations on porta a porta. Ci sono molte varianti sul porta a porta. In Caponari, in Italia, on Mondays, the same trucks on Mondays pick up the organics, on Tuesday the multimateriali, on Wednesday the paper, etc. Questo è il sistema adottato a Caponari, in provincia di Lucca. Lo stesso camioncino nei vari giorni raccoglie materiali differenti, quindi come potete vedere lì nell'elenco c'è il dettaglio del modo attraverso cui procedono alla raccolta. And in the Basque country of Spain, they are copying this system, and there they have a four different containers, you notice the organics are picked up three times a week. E questo invece è un paese in Spagna che hanno anche loro questi differenti sistemi sempre di bidoni diversi raccolti in giorni diversi a seconda del tipo di rifiuto che viene preso. And they have a very interesting and creative development there. Ed hanno uno sviluppo molto interessante e molto creativo. Each person has a number and a hook. And that's where they hang their different materials.
Ogni persona ha un numero e un posto e appende la sua borsa. So here you see the organic fraction being hung up on the wall. In questo momento vedete la frazione organica appesa al muro. And here you have the same system but inside a building here. Qui c'è lo stesso sistema all'interno di un edificio. And here they have it on a post. E qui una piccola colonnina. Step 3, composting. Il terzo passo è il compostaggio. We need a compost facility. Quindi c'è bisogno di un impianto apposito. Here's a low-tech composting facility in Italy. Questo è un impianto di compostaggio in Italia, bassa tecnologia. And San Francisco uses the same system. Questo è lo stesso sistema vicino a San Francisco. And you heard Jack say that the composting facility is surrounded by farmland and the farmers are using the compost to grow fruit and vegetables and wine and that goes back to San Francisco. E come avete sentito prima, Jack Macy, che parlava proprio di questo impianto di compostaggio messo al centro di terreni, di fattorie, che usano poi il compost prodotto da quell'impianto per produrre tutto il cibo che poi torna a San Francisco. So it's very important that we get clean organics for composting. È molto importante avere l'organico pulito, ben differenziato per avere del buon compost. In these Spanish communities they're doing a remarkable job of getting 99.76% pure. That's extremely good. Questo è un risultato estremamente buono in questa comunità spagnola che raggiungono questa, diciamo, purezza dell'organico del 99.76%. We must involve restaurant owners and farmers in zero waste. Bisogna coinvolgere le persone che hanno dei ristoranti e chi ha delle fattorie in rifiuti zero. Step 4, recycling. Quarto passo è il riciclaggio. We need a recycling facility. C'è bisogno di centrali apposite. And you saw in the movie and you heard Jack talk about Pier 96. That's where Francesco was in that facility looking at the separation. Nel filmato avete visto il Molo 96 di San Francisco, che è proprio dove c'è questa importante centrale di riciclaggio che è un perno del sistema su cui si regge i rifiuti zero della città della California. And here are the materials that are being recovered. And you also heard Jack saying the value of these materials is going to go up and up with India, China and Brazil copying our consumption. Questo è un impianto di recupero e sempre abbiamo sentito prima Jack Macy che parlava dell'importanza anche dell'aumento della richiesta da parte di altri paesi di questo genere di materiali. And I'm afraid your politicians in Turin are going to look very, very silly burning this material as the value gets very high in the future. E dice che i nostri politici in Torino sono molto sciocchi a pensare di bruciare un materiale il cui valore sta crescendo. So this is the social contract. We need the city to get clean organics to the rural areas and we need the rural areas to get the recyclables to the cities. Ecco, questo è, diciamo, rappresenta un po' lo schema per cui dalle aree rurali si rimanda, arrivano i prodotti derivanti dal compost e dalle centrali di riciclaggio arriva materiale riutilizzabile anche nelle aree rurali. And this is the little recycling operation in the small Spanish village. And this will be sent to a bigger facility, maybe in San Sebastian. Questo è un piccolo centro di riciclaggio in un piccolo paese spagnolo che probabilmente viene poi mandato in centri più grandi, per esempio quello di San Sebastian. Step 5. Reuse, repair and deconstruction of old buildings. Il quinto passo riguarda il riutilizzo, la riparazione e la decostruzione per quanto riguarda anche gli edifici. Reusable items are only 2% of the discard stream, but they're worth well over a third of the total value.
Ecco, come potete vedere la prima frazione è la percentuale più bassa dei particolari che possono essere immediatamente riutilizzati, però è quella che ha il ritorno economico più alto a tonnellata. And we can create jobs and small businesses around these discarded objects. E poi attorno a questo tipo di oggetti abbandonati, diciamo, si possono creare posti di lavoro e nuove attività. And Francesco interviewed Dan Knapp here from Urban Ore. This has been operating for 30 years. Ecco, Francesco ha intervistato prima questo signore che lavora nel centro di riciclaggio di Berkeley. It's grossing $3 million a year and there's 27 full-time well-paid jobs. E questo tipo di attività abbiamo visto che ricava 3 milioni di dollari l'anno e ha 27 lavori ben pagati, impieghi ben pagati al suo interno. This is what it looks like from the outside. Questo è l'esterno. Here are people buying furniture and clothing. E qui delle persone che comprano mobili e vestiti usati. And doors, lots and lots of doors. Porta a porta. Porte. And we must involve builders and architects in zero waste. Costruttori ed architetti devono essere coinvolti nella politica rifiuti zero. So those are the first five steps. How far have we got with those first five steps? Fino a dove siamo arrivati con questi primi cinque passi verso rifiuti zero? Well, you've heard about San Francisco. They are up now to, they're up to 78% in 2011 and their goal is zero waste. You've heard that. Ecco, qui come abbiamo visto prima, loro hanno raggiunto adesso il 78% in San Francisco con questa popolazione di 850.000 abitanti e puntano ad arrivare a rifiuti zero per il 2020. The two most exciting places today for zero waste are California and Italy. Dice che oggi i due posti più interessanti per quanto riguarda la strategia rifiuti zero sono la California e l'Italia. There are over 2,000 communities in Italy who are getting over 50% with porta a porta collection. Appunto, come potete leggere, ci sono oltre 200 comuni in Italia che ottengono più del 50%. And over 200 communities getting 70%. E più di 200 che superano il 70%. And 73 communities with a population of over 2 million have now declared a zero waste strategy. E 73 comuni che nell'insieme riguardano più di 2 milioni di persone hanno adesso dichiarato di accettare la strategia rifiuti zero. Including Naples. Compresa Napoli. And the communities are doing this very fast. For example, Novara near Turin, 100,000 population, 70% in just 18 months. Ecco, qui si fa notare come queste rate di differenziata vengono raggiunti in fretta, cioè questo 70% appunto in un anno e mezzo. And Salerno near Naples, population 145,000, 72% in one year. E questo è il risultato eccezionale di Salerno, che appunto in un anno 72% dal 18. And in Belgium, the Flemish speaking part of Belgium, population of 6 million people, they've achieved 73% diversion with reuse, recycling and compost. E anche nel Belgio, che questa riguarda appunto una popolazione di 6 milioni di persone nella parte fiamminga, il 73% di differenziata con riutilizzo, riciclaggio, eccetera. So we need separation, door-to-door collection, a composting facility, recycling facility, reuse and repair centers throughout the community, but we still have a residual fraction left over. Quindi, dopo questi primi cinque passi, con questi impianti che abbiamo visto, compostaggio, riciclaggio, riutilizzo, eccetera, rimane una frazione residua, tuttavia. So step six, we have to minimize that residual fraction with waste reduction initiatives. For example, in Ireland, the government put a 15-cent tax on plastic shopping bags
and in 1 year they reduced the use of those plastic bags by 92%. Allora, un modo sempre per aumentare il risultato verso rifiuti zero è proprio quello di minimizzare questa frazione residua. Qui ci sono alcuni esempi, l'Irlanda che ha messo una tassa di 15 centesimi sui sacchetti di plastica riducendone l'uso nel 92% in un anno. In Italy some supermarkets are using, allowing consumers to refill a shampoo and detergent bottles. I don't think there's a need to translate it if it's in Italian. Let's go faster. You also have in Italy, in some places, in-time collection of food from supermarkets before the due date. Questo è un modo, cioè, di una raccolta per di raccogliere i prodotti vicino alla scadenza organizzata da alcuni supermarket. And one of the leading advocates for this in Italy is Professor Andrea Segrè at the University of Bologna. We must involve social activists in zero waste. We're not just talking about recovering materials. We are talking about feeding people and recovering people by giving them jobs. Ecco, lui dice bisogna coinvolgere anche gli attivisti sociali nella strategia rifiuti zero, perché si parla anche di lavori dati alla persona, quindi ha una valenza importante anche in un periodo di crisi economica. In Capannori, people can fill a milk bottle at the farm from this refrigerated system here. This is in Capannori. Questo c'è un esempio da Capannori, sempre questo posto in provincia di Lucca, dove qui si vede una persona che prende il latte alla spina direttamente alla fattoria. We need entrepreneurs with vision involved in zero waste. Ecco, ci vogliono delle persone con iniziative e immaginazione coinvolte in rifiuti zero. And a wonderful example is a store called Efficorta in Tuscany. Questo è un negozio che si chiama F Corta ed è dove da tutti i prodotti alla spina. Ecco qua c'è una foto del negozio. They have 60 taps for refilling your bottles. They have taps for detergents, for shampoos. Ecco, qui ci sono diciamo, refill per questo è per esempio per shampoo, per detersivi. Per qualsiasi cosa, hanno 60 tipi di prodotti diversi distribuiti in questo modo. Tap for olive oil. L'olio di oliva. And vino. Vino rosso. Dice che questo è il suo posto preferito in Italia. And 60 dispensing systems for solids as well. And no plastic. If you don't have your own shopping bag, you can get one made of jute or cotton. And talking about no plastic, in this school, this is Ercolini, Rossano Ercolini, the Garibaldi of Rifiuti Zero in Italy. He's a primary school teacher. And these are his primary school students. They have tap water, not bottled water, and they drink it out of glass, and they eat off plates with stainless steel, not plastic, no plastic. Ecco, qui fa vedere una scuola elementare, perché Rossano Ercolini, che lui chiama il Garibaldi dei rifiuti zero in Italia, è un maestro elementare. Questo qui si vede una classe di bambini che bevono acqua del rubinetto con bicchieri di vetro, posate di metallo, hanno piatti, cioè niente che si butti in sostanza. We must involve teachers and children in zero waste. E quindi qua dimostra anche che devono essere coinvolti insegnanti e alunni e bambini. We must involve our babies in zero waste. E anche bambini molto piccoli. Here's a zero waste baby. Ecco bimbi. Reusable. Perché ecco, con questo pannolino, questo bimbo è un pannolino riutilizzabile. Step 7. Economic incentives. Ecco, il settimo passo sono gli incentivi economici. The simple system, the pay by bag system, the compostables gratis, the recyclables gratis, but the frazioni residua, the more you make, the more you pay.
Ecco, qui è un modo per incentivare una buona differenziazione, cioè facendo pagare per quanti rifiuti indifferenziati si producono effettivamente. When this system was applied in Villafranca d'Asti, population, that should be 3,000, not 30,000. Ah, 3.000, non è 30.000 il dato. They went from 70% diversion to 85% diversion. Sono passati dal 70 all'85%. And the expert on this is Roberto Cavallo. And in Spain, in Ursabil, they went from 28% to 86% diversion in 7 months using porta a porta and this pay by bag. Qui c'è l'esempio di questo paese basco, Usurbil, che in 7 mesi è passato dal 28% all'86% di raccolta differenziata. And in Spain they call that the Italian method. E in Spagna lo chiamano il metodo italiano. And here you see a system where the bag is weighed here. This is connected to a weighing system. E questa è una borsa che è messa unita in un sistema di riempimento. Pesato, scusate. So now we get to step 8. Step 8 is the most important step for zero waste. Ecco, questo è il passo più importante per rifiuti zero. I divide it into two parts. Step 8A is a separation of plant for the residuals. Sono questi impianti di separazione del residuo. In Nova Scotia they have these plants already and they are built in front of the landfill, davanti. Li costruiscono davanti alle discariche. And no material can go directly into the landfill. It must go through this separation facility. And this is operating in Nova Scotia. Workers, this is long conveyor belts. Sì, c'è un nastro trasportatore, questo è il sistema in Nova Scozia per separare la frazione organica. Ecco, qui c'è questo nastro trasportatore da cui vengono tolti mano a mano alcuni prodotti per una ulteriore differenziazione, tra cui per esempio i tossici sono tipo alcune vernici, solventi, cose di questo genere, mentre la frazione organica è quella che rimane, diciamo, viene tolta per ultima, ha un trattamento di compostaggio e poi finisce, e questo è perché l'organica sporca, da cui non si può ricavare il compost, finisce in una discarica temporanea. And you heard Jack Macy saying that they were looking in to different systems for doing this. E dice, abbiamo sentito prima Jack Macy che parlava di differenti sistemi per arrivare a questo tipo di risultato. Now step 8B is a zero waste research center. And this would be placed inside the separation, the residual separation facility, and it would be designed to study the non-recyclable. Ecco, questo è fatto perché di questa frazione residua devono essere studiati i prodotti che non sono riciclabili, non sono recuperabili in alcun modo. And hopefully we would involve the local universities, professori, studenti, or the technical college to be part of this research operation. Qui, naturalmente devono essere poi coinvolte appunto le università locali e gli istituti tecnici. And we must involve professors and students in research for zero waste and sustainability. Bisogna coinvolgere professori e studenti nella ricerca per la sostenibilità dei rifiuti zero. Step 8 then is a separation facility for the residuals and a research center. And this is where community responsibility at the back end meets industrial responsibility at the front end.
Ecco, dice, è come una cosa che ha due capi, cioè da un lato c'è la responsabilità della comunità e dall'altro capo c'è la responsabilità dell'industria. The message we have to send to industry is if we can't reuse it, if we can't recycle it, if we can't compost it, then industry shouldn't be making it. We must involve creative designers in zero waste. So here you have your linear society, extraction, manufacture, consumption, and then waste. But instead of a landfill, we put this residual separation research facility. So now we have a feedback mechanism. We need better design here so that we can reuse, recycle, and compost, and this material starts coming in. Ecco, lui adesso fa vedere questo grafico che dimostra come il nostro sia un tipo di sistema lineare, cioè che non è circolare e quindi questo causa la produzione del rifiuto. Per cui il residuo che viene trattato e viene recuperato in realtà evita le emissioni e i rifiuti che sono prodotti nell'estrazione dei materiali grezzi e nella riproduzione di quello che non viene recuperato. Ecco, questo è quello che noi chiamiamo un meccanismo di risposta, di ritorno. We have a waste crisis because we don't have any feedback mechanisms. Noi abbiamo una crisi per i rifiuti perché non abbiamo nessun tipo di meccanismo di ritorno, di recupero. We make the waste disappear into landfills and incinerators. Noi cerchiamo di far sparire i rifiuti nelle discariche o negli inceneritori. Here we are deliberately making the residual fraction very visible. Qui noi cerchiamo di rendere la frazione residua molto visibile. Nature makes no waste. La natura non fa rifiuti. Because she is brilliant at feedback mechanisms. Perché è capace, diciamo, di ottenere questo meccanismo di ritorno. In biochemistry, if your body starts to produce a substance which you're not using, that substance will switch off the process that is making it. In biochimica, se il tuo organismo inizia a produrre una sostanza che in realtà è in eccesso e non si riesce in alcun modo ad eliminare, si instaura un meccanismo che fa cessare la produzione di quella sostanza. So this is where we introduce discipline into our system. E così questo è il modo in cui noi dobbiamo introdurre la disciplina nel nostro sistema. On January the 23rd, 2010, Kapanri launched a zero waste research center. Ecco, il 23 gennaio del 2010 Kapanri ha inaugurato il suo centro di ricerca rifiuti zero. And on a few days ago, on Friday, I was in Coventry in the UK where they have got two research centers. One is coming in Wales in a small community and the other one is being set up at a university, Coventry University, and they're going to be working together. Qualche giorno fa lui era a Coventry nel Regno Unito, dove hanno ben due centri di ricerca. Uno è, diciamo, fuori città nel Galles e l'altro invece è l'Università di Coventry. So they've set up a zero waste research network so we can link all these efforts together. Ecco, perché quello che si cerca di fare è una rete rifiuti zero per cui le ricerche, cioè, i risultati delle ricerche di ciascuno siano interscambiabili. So there are eight steps. Nine, step nine is better industrial design, a part of industrial responsibility, a monte. And for industrial responsibility we need to design for sustainability from the very beginning. We need clean production, stop using lead, mercury, cadmium, and we need extended producer responsibility. That means if I
make this product and I sell it to you, you give me money. Today I walk away with that money. I forget that microphone. I forget it. In the future, when she has finished with that, it comes back to me. I have to take responsibility for the toxics in here, for the materials in here. And if I don't like it, then I better change the design to one that is easier for me to handle, the manufacturer. Ecco, lui ha fatto l'esempio col microfono della, di cosa significa la responsabilità della catena di produzione. Cioè lui dice oggi uno vende un oggetto e poi si dimentica di averlo prodotto. Nel futuro, nel momento in cui il consumo cessa, deve tornare al produttore che deve essere in grado di riutilizzarlo in qualche modo. Ed è sua responsabilità mettere materiali che possano essere riutilizzati. And step 10 is the temporary landfill for the biologically stabilized organics and the current materials which are non-recyclable. Ecco, lo step 10 sono discariche temporanee per i prodotti organici biologicamente stabilizzati e per ciò che non è riciclabile. So there are all the 10 steps. You've seen them all. This is the last one, the temporary landfill, which we hope by 2020 has very Ecco, questo della discarica temporanea, vedete che quello che si assottiglia verso il 2020 perché lo scopo è quello di non averne più bisogno. Now notice, this plan begins with everybody. Everybody has these 10 things. This plan involves every citizen. But it ends with the brightest minds in our universities and in our industry. Ecco, lui dice questo è un sistema che coinvolge qualunque cittadino, però termina con i centri di ricerca e anche con l'intelligenza e la creatività. So this plan is low tech. Most of those facilities can be designed and built by local companies. Ecco, questo tipo di piano è a bassa tecnologia. Tutti gli impianti possono essere progettati e costruiti anche da compagnie piccole locali. It keeps most of the money that you spend on the system in the local area, creating jobs and small business opportunities. Ecco, mantiene i soldi che sono stati spesi nell'area in cui sono stati spesi, crea lavoro e opportunità di piccole imprese. It integrates higher education into the solution. Ecco, ed integra nella soluzione anche i livelli educativi più alti. Now this is very, very important because whilst we begin with zero waste, the ultimate goal is sustainability, to move towards sustainability. So we want our university professors and students to be creating links between the success with waste to link with sustainable agriculture, sustainable architecture, sustainable energy, sustainable design, ecco, eccetera. Lui dice che è molto importante perché quello di rifiuti zero è il primo passo verso la sostenibilità. Quindi l'implicare appunto a gradi di scolarizzazione elevati in questa ricerca comporta che si passi da una sostenibilità ambientale in materia di rifiuti ad un'agricoltura sostenibile, un'architettura sostenibile, e che quindi questo è il primo gradino verso la sostenibilità verso quale noi ci dobbiamo muovere. It's very positive. It's very positive. It's not no to incineratore, no to discarica. C to composting, C to recycling, C to reuse, C to redesign. Sì, dice è positivo perché tiene le persone, unisce anche socialmente, non crea opposizioni come invece capita con discariche di inceneritori. And lastly, it offers more hope to our children. Can you imagine how depressing it is for a child 12, 13, 14, every day to hear about global warming, ozone damage, the loss of rainforests, the loss of species, the pollution of the sea, the pollution
of our own bodies and babies? This is depressing. Lui dice, offre soprattutto più speranza per i nostri figli, per il futuro. Pensate a come può essere deprimente per un ragazzino sentire tutti i giorni parlare del riscaldamento globale, del buco nell'ozono, della deforestazione, dell'inquinamento del nostro stesso corpo. We have to give our children hope. Right now they don't think there's a future for them. They don't think that they're going to have what we have now 50 years from now. We have to give them hope. And this is a simple plan that involves everybody. And in the process, we can recreate hope. Ecco, lui dice, noi dobbiamo dare speranza ai nostri figli. Questo è un piano semplice da cui partire per dare a loro un futuro che al momento non avvertono. This is such a wonderful tool to force us to move towards sustainability. Questo è uno strumento straordinario per andare verso la sostenibilità. If we didn't have a waste crisis, we'd have to invent one. Dice, se non avessimo una crisi dei rifiuti, dovremmo inventarne una. Thank you very much. Grazie. Thank you. Il tempo stringe, però direi di lasciare spazio a non più di due domande molto veloci e specifiche. C'è una ragazza in fondo, Claudia. Sì, buonasera. Io avrei una domanda da fare ai medici che hanno relazionato prima sulla questione inquinamento e inceneritore. Ho assistito a una riunione qualche tempo fa che riguardava appunto la costruzione dell'inceneritore vicino al Gerbido. Ci hanno rassicurato dicendoci che l'inceneritore non inquina, cosa che mi sembra capire non sia esattamente così, e soprattutto che inquinerebbe come 14 auto che viaggiano in tangenziale. Adesso io mi chiedo, le 14 auto intanto che viaggiano in tangenziale disperdono su un certo percorso, mentre mi sembra di capire che si parlava di danni su praticamente un inquinamento fisso, diciamo, come può essere quello dell'inceneritore. Per cui se inquina anche solo come 14 auto nell'arco di un'ora, quali sono i danni di 14 auto in un'ora? Fissi in un posto per tutte le case circostanti o comunque per tutte le persone che si troveranno nella zona. Grazie. Dottor Bai, direi. Sì, vabbè. Allora, non mi risulta nessuno studio che dimostri che un inceneritore inquini come 14 auto, per cui questa è la prima risposta. Tutti sono buoni a spararle lì. Io gli posso dire che inquina come 2 milioni di auto, no? Non ha senso né come domanda né come risposta. In realtà l'inceneritore è un business in Italia, lo è più in Italia che in altri paesi, ve l'ho detto perché, no? E siccome ci sono grossi interessi, ci sono anche grosse bugie. Vi faccio un altro esempio, tanto per il professor Foà, che è un direttore della clinica del lavoro di Milano, ha tradotto per conto della regione Sicilia, che deve fare 5 inceneritori, ha tradotto la letteratura internazionale, fra cui un lavoro in inglese, che diceva testualmente: attorno all'inceneritore ci sono evidenze che aumentino le patologie polmonari. Lui ha tradotto: attorno all'inceneritore non ci sono evidenze. Ve lo dico perché questo ha generato una diatriba fra ISDE e FOA. FOA ci ha denunciato, ci ha querelato, ci ha chiesto 500 milioni per diffamazione, perché noi abbiamo scritto all'editore dicendo: guardate che ci ha messo un non in più.
Non date retta a queste cose, non hanno nessun rilievo, se le sono inventate. Per cui, non, e fra l'altro anche dire quanto fa male 14 auto non esiste, cioè posso dire quanto fa male il traffico quando supera i 20 microgrammi che sono il limite che l'OMS ha dato dell'inquinamento in atmosfera, e si sa benissimo che ogni 10 microgrammi c'è un aumento del 6% della mortalità. No, e questo è uno studio, è fatto, è scientifico, ma dividere questo per 14 auto è impossibile, per cui chi ve l'ha detto ha detto una balla. Per cui l'amministratore delegato della ditta che sta costruendo l'inceneritore ci ha propinato della balla, come si pensava, suppongo. Non aggiungere una cosa, da quel documento del Politecnico di Milano che è stato citato sia da Bai che da me, è detto ripetutamente, affermato da professori del Politecnico, sicuramente dei bravissimi ricercatori, che non ci sono abbastanza studi, che gli studi sono pochissimi sugli inceneritori e sul loro inquinamento, e quindi effettivamente concordo con quanto dice Bai, una cifra di questo genere, le 14 auto, è veramente difficile da dire. E quindi non penso che sia una battuta e basta. Ti faccio un'altra, ti ribadisco solo una cosa, poi finisco. Quelle tre politecnici che hanno fatto lo studio pagato dai costruttori inceneritori hanno concluso che l'aria che esce dall'inceneritore è meno inquinata dell'aria che entra. Vuol dire che se voi mettete tanti belli inceneritori nella città, vedete che vi pulisce dall'inquinamento di traffico. Beh, questo voglio dire, sono capaci di dire tutto. In the United States we have consultants who are paid a huge amount of money by the incinerator industry to come up with little fairy tales like this. Lui dice che ci sono negli Stati Uniti fior di consulenti pagati moltissimo per tirare fuori favole come queste. We had consultants who told us that in Philadelphia the incinerator, huge incinerator that was proposed, would pose no more risks than smoking 2 cigarettes in a lifetime. Che fumare 2 sigarette nell'arco di tutta la vita. We had another consultant telling a community that the hazardous waste incinerator would pose no more threat than eating 2 spoonfuls of peanut butter. E poi questo invece dice che anche altri consulenti hanno detto che l'incenerimento di rifiuti tossici non è più rischioso che mangiare 2 cucchiaini di burro di nocciolino. But the important thing to remember is this: even if these wonderful engineers could make a safe incinerator and they found a safe place to put the ash, they still would not have made incineration a sensible thing to do in the 21st century. So our task in the 21st century is not to spend a fortune destroying materials. Our task is to stop making products and packages that have to be destroyed. Lui dice il nostro scopo non può essere quello di spendere una fortuna per distruggere del materiale. Il nostro scopo deve essere quello di risparmiare risorse. The simple fact is, and there's no way they can change this, incineration is not sustainable. And if our task is to move towards sustainability, you are wasting 25 years by building an incinerator. Lui dice il nostro scopo appunto è quello di andare verso la sostenibilità. L'incenerimento non è sostenibile. Costruendo un inceneritore oggi si sprecano 25 anni per andare verso la sostenibilità. We would need 4 planets if everybody consumed as much as the average American. Noi avremmo bisogno di 4 pianeti se ciascuno consumasse quanto l'americano medio. We would need 2 planets
if everybody consumed as much as the average European. Ed avremmo bisogno di due pianeti se ciascuno consumasse quanto un europeo medio. And meanwhile we have India and China and Brazil and Indonesia copying our consumption patterns. E adesso ci sono i paesi in via di sviluppo, Cina, India, Indonesia, che copiano i nostri, il nostro modo di vivere. Something has to change. E qualcosa deve cambiare. And the best place to start that change is with waste, with these 10 steps to zero waste. Ecco, e il modo migliore per cominciare è cominciare dai rifiuti. Every time you reuse, every time you recycle, every time you compost, every time you reduce unnecessary purchases, you're moving a little bit towards sustainability. Ogni volta che si riesce a riutilizzare, a riciclare, a recuperare qualcosa, stiamo, è un passo verso la sostenibilità. Every time you put something into a landfill, every time you put something into an incinerator, you're moving in the opposite direction to sustainability. Bene, non voglio interrompere, ma siamo veramente lunghi, lascio il tempo di Laura di tradurre questa parte. Sì, dice ogni volta invece che buttiamo qualcosa nelle discariche, lo mettiamo in un inceneritore, noi ci muoviamo nel senso opposto a quello in cui dovremmo andare. Ok, solo per completezza di informazione, quella frase, quella chiamiamola metafora delle 14 automobili, quando l'ho sentita io è stata pronunciata dall'assessore all'ambiente del comune di Torino la volta, tanto per dare a Cesare quel che è di Cesare, poi in altre occasioni l'avranno pronunciata anche altri, non ho dubbi in merito. E anche in regione mi dice un consigliere regionale che conosciamo. Ok, forse l'assessore Ronco voleva fare una piccola replica, un piccolo intervento. Ma io sono uno degli amministratori di Torino che è stato chiamato in causa prima e non faccio l'attore, quindi scusate se probabilmente il discorso è poco accattivante. Ho apprezzato, intanto ringrazio per l'invito perché è arrivato personalmente e auspicava che fossimo presenti, ho ritenuto corretto esserci per venire ad ascoltare e ho apprezzato anche l'aspetto di trasferimento di cultura che comunque è stato fatto questa sera, perché è stata presentata di prima mano una esperienza che evidentemente per i risultati che ha raggiunto è da prendere in considerazione, da studiare, così come ne abbiamo studiate, ne studiamo anche altre. Ho un piccolo rammarico legato al fatto che io avrei potuto tranquillamente mettere dei nomi di comuni, rispondo della provincia di Torino, per molte delle cose che sono state riferite per territori molto lontani. Cioè, da questa serata emerge che il territorio di Torino partorisce un inceneritore, il resto del mondo partorisce buone pratiche. Io credo che sia necessario il quadro complessivo. La California fa il 50% di raccolta differenziata, la provincia di Torino fa il 50% di raccolta differenziata, la California ha 150.000 km quadrati di spazio a disposizione, noi abbiamo degli spazi molto diversi, molto inferiori. Credo che sarebbe lungo il discorso perché potremmo approfondire molte delle cose che sono state dette come buone pratiche e io credo che voi che vivete in provincia di Torino, credo per la maggior parte, sapete che ci sono territori da noi che fanno l'80% di raccolta differenziata, il 70%, il 60%, il 50%. E quindi credo che sia necessaria una lettura complessiva del percorso. Credo che ci siano delle decisioni che possono apparire in contrasto, non lo sono. Faccio un invito, così do una suggestione pratica a un intervento che non è una difesa d'ufficio evidentemente, perché altrimenti non sarei neppure venuto, ma io credo che ci sia la possibilità di confrontarci e di dialogare sui numeri veri. Io l'ho già fatto in occasione del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale del mostro dell'inceneritore, ma mi sono confrontato con tecnici e con persone che appartengono, adesso dico genericamente, al movimento, scusatemi se non riesco a collocare le persone all'interno
eventuali diverse appartenenze, ma abbiamo discusso di alcuni aspetti sostanziali, abbiamo cercato un discorso serio che non sia l'affermazione delle 14 automobili che per quello che mi riguarda lascia il tempo che trova, e siamo scesi nel merito delle modalità di verifica e di controllo. Credo che ci siano più temi che ci uniscono che non temi che ci dividono. Comunque il tema che ci divide è un tema molto importante e grande, ma per buona parte della serata io ho visto cose che in realtà stiamo facendo, abbiamo fatto e abbiamo intenzione di fare. E quindi dichiaro fin d'ora per la mia disponibilità personale, del mio assessorato, per un confronto nel merito e serio sulle questioni, che non sia quello degli slogan che eventualmente possano essere stati spesi da una parte o dall'altra, perché poi evidentemente i modi per rappresentare le situazioni possono essere i più vari. Quindi concludo dando all'associazione, al movimento, la disponibilità per un confronto di merito. Credo che i medici abbiano detto alcune cose che sono sicuramente vere. Non mi permetterei mai, per onestà intellettuale, non credo di essere così sciocco di dire che un inceneritore non inquina. Credo che ci sia un discorso relativo da fare. Certamente abbiamo una responsabilità grossa, perché siamo in una delle zone rosse, quasi viola, della pianura padana. Credo che abbiamo cercato di non essere superficiali. Io non appartengo alla schiera di coloro che si arricchiscono con gli inceneritori, non ne conosco, perché altrimenti andrei alla Procura della Repubblica. Cerco di fare onestamente il mio mestiere, credo che il mio mestiere onesto lo faccio anche venendo in sere come questa ad imparare qualche cosa e mettendo a disposizione il ruolo che propriamente o impropriamente ricopro per un confronto serio nel merito, perché sono stato invitato, e ringrazio anche in questo momento l'Associazione dei Medici per l'Ambiente, che mi ha chiesto di intervenire ad un loro convegno nel mese di aprile. Questo per dire che il confronto è continuo, evidentemente ci si prende la responsabilità a volte di decisioni non sempre condivise. Certamente non parlo di fronte ad un pubblico che è pronto ad apprezzare decisioni che possiamo avere preso, però le abbiamo prese con una onestà intellettuale che ci porta anche in sere come questa a venire qui e a sentirci dire che non va bene, a cercare di spiegare perché e come abbiamo cercato di applicare dei principi che la legge, che le buone pratiche auspicano, e soprattutto abbiamo pensato che fosse per noi, in un certo momento della storia del nostro territorio, molto vicino non San Francisco ma Napoli con le emergenze rifiuti, e abbiamo avuto chiara l'esigenza di dover prendere una qualche decisione, nel cui merito io sono disponibile a scendere con voi in qualunque momento. Bene, la ringrazio per l'intervento. Mi dà solo l'occasione per ricordare che il 14 aprile al Politecnico di Torino, appunto, ci sarà un incontro, un convegno con i medici dell'ISDE, al quale sono invitati anche gli amministratori. Ovviamente sarà gradita la loro presenza, e ci rammarichiamo molto della defezione di TRM, dal diniego di TRM a prestarsi al confronto, forse diniego che non fatico a trovare un po' pretestuoso, però ringraziamo in anticipo gli amministratori che vorranno intervenire. Io direi che abbiamo chiuso, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, che hanno avuto la pazienza di rimanere fino oltre la mezzanotte, e speriamo di avere altre occasioni di confronto come questa. Grazie a tutti.